Buonasera a tutti, ben arrivati. Un'edizione del premio Pio Alferano, edizione 2021, il giorno dopo, il giorno dei libri. Vittorio Sgarbi guiderà questa serata col suo ultimo Ecce Caravaggio, eccolo qua, è possibile anche acquistarlo all'ingresso da Roberto Longhi a oggi, ma abbiamo anche uno dei premiati di ieri, il regista Angelo Longoni, autore di questo bellissimo romanzo che consiglio davvero, Modigliani il Principe, poi Carlo Vulpio, giornalista del Corriere della Sera, un libro sulla nostra Sardegna, oserei dire, Il sogno di Achille, partendo dal grande Gigi Riva, il racconto di un'isola, il racconto di un qualcosa di epico, quello scudetto del 1970 che ha accompagnato anche la crescita o il tentativo di crescita di un intero popolo e di una nazione ancora non riconosciuta come quella sarda. Introduco io, umilmente, e mi sento quasi indegno di essere qua al cospetto di questi tre grandi autori, perché? Perché mi è stato chiesto da alcuni amici, visto le attività culturali che facciamo in Sardegna, io sono un giornalista che da 25 anni prova a raccontare le cose sarde su diversi versanti, mi è stato chiesto a seguito del grande e purtroppo tragico evento del 24 luglio scorso, avrete presso a poco tutti sentito parlare del grande incendio che ha devastato una zona molto circoscritta della Sardegna centro-occidentale, quella del Montiferru, interessando alcune comunità che sono praticamente state spazzate via dal punto di vista economico e sociale, perché comunque quando ti si bruciano 20.000 ettari di bosco, di aziende, di tutto il resto, c'è un trauma che è quello dello spaesamento che immediatamente ti attraversa, oltre che il danno economico, lo spavento, è solo per un miracolo, naturalmente non ci sono state vittime. Ecco, insieme a un gruppo di amici abbiamo deciso di darci tutti da fare per avviare la macchina della solidarietà, altri hanno operato negli ambiti che gli sono propri, a me è stato chiesto di curare un instant book che praticamente ho scritto in tre giorni, un lungo articolo, Vulpio, non un libro, un lungo articolo di 120.000 battute nel quale siamo partiti dal precedente gravissimo fatto luttuoso legato agli incendi del 1983 a Curragia, una località nel profondo nord della Sardegna, nella zona di Tempio Pausania, dove morirono 9 persone nello stesso evento tragico, e da allora tutto un susseguirsi di emergenze che in Sardegna si alternano a cicli. D'estate abbiamo gli incendi ed inverno abbiamo le alluvioni e tutto si ripete uguale senza che ci sia un'interruzione, una cesura, un cambio di direzione. Allora bisogna cominciare a capire anche perché questo succede, dove stanno le responsabilità, cosa possiamo fare per invertire questa tendenza e soprattutto come è cambiata nel corso degli ultimi 40 anni la reazione da parte del popolo sardo. Per chiudere la mia introduzione su quest'opera che si chiama in sardo Su vogu tene memoria, vuol dire che il fuoco ha memoria ed è una allocuzione che abbiamo mutuato da un altro vero proverbio sardo che è sabba dene memoria, cioè l'acqua ha memoria. La usiamo quando ci sono le alluvioni perché spesso gli eventi più luttuosi legati alle alluvioni sono dettati dai cambiamenti che l'uomo ha fatto, cioè torrenti che sono stati dove si è costruito sopra, dove insomma urbanizzazioni un po' selvagge, e però siccome l'acqua tiene memoria, passa sempre negli stessi posti e se non trova l'alveo naturale travolge quello che trova sopra. Ecco, anche il fuoco sta dimostrando di avere memoria perché ciclicamente attraversa gli stessi posti con le stesse dinamiche nelle giornate di maestrale, si innescano gli incendi in più punti, il maestrale lo fa partire dalla collina e non si ferma più finché non arriva al mare. E questa è davvero, ripeto, una ciclicità che ci offende e che ci toglie anche la serenità nel futuro, visto che non si riesce a invertire la tendenza. Ora vogliamo provare a farlo. Questo Instant Book è il primo episodio di tutta una serie di altre iniziative che faremo per tenere viva la memoria
di quanto è successo e per evitare che possa risuccedere, quantomeno in questa forma. Dunque, su Vogue tene memoria. Questo è insomma il senso che ha guidato questo piccolo instant book di 120.000 battute che troverete, nel caso vogliate leggerlo, insieme agli altri. Gli altri tre libri dei quali parleremo stasera sono diversi fra loro, come diversa è la personalità di ognuno dei suoi autori. Torio Sgarbi non ha certamente bisogno di presentazioni e ha voluto, lui stesso ieri ha detto, nel periodo insomma, in cui un po' mi annoiavo, no, per occupare un po' di tempo mentre facevo tutta una serie di altre cose, ho pensato che fosse giusto fermare alcune impressioni sull'opera di Caravaggio che lui sta portando in giro e sta analizzando da diverse angolazioni in diverse iniziative che sta facendo in giro per l'Italia, e nella mostra che è visitabile qua c'è appunto l'idea geniale che ha avuto e che l'ha guidato anche in altre esposizioni, partendo da Rovereto, del confronto con Pasolini e dei richiami pasoliniani che ci sono nella produzione di Caravaggio, o meglio in come la vita di Pasolini si è proiettata poi ed è richiamabile alla produzione di quasi quattro secoli fa di Caravaggio. È un saggio, non lo so se possa essere poi solo un saggio, ma insieme a una corposa dotazione fotografica, iconografica, c'è naturalmente la maestria di Vittorio nell'attualizzare e nel rendere identificabile non solo le opere, ma anche il significato recondito di ognuna di esse. Insomma, adesso poi cedendo la parola a loro inizierà questo confronto. L'opera invece... Mi fermerei un attimo. Sì. Nel senso procedi, che... prendi la... No, nel senso che... Le redini. Io posso chiudere perché ho delle immagini e sentirò molto volentieri le parole su Modigliani e su Gigi Riva, che è stato motivo di attrazione, di attenzione oggi fra due persone che non si conoscevano, come Vulpio e Langoni, per l'ipotesi di raccontare in un film la storia di questo personaggio così profondamente sardo. Ma siccome siamo in Sardegna, mentre ti correggo su un punto che non è che né mi annoiassi né volessi occupare il tempo libero, era il tempo della malattia, era il tempo del Covid, che io ho avuto pare all'inizio dell'anno, ma non me ne sono accorto, quindi ho avuto una certa depressione, ma senza nessuna reazione fisica, e poi mi è venuto il cancro, a cui ho reagito pensando di scrivere, piuttosto che stare lì a lamentarmi, il libro che è ricco di immagini e anche di collegamenti al tempo estremo, gli ultimi quattro anni della vita di Caravaggio. Però, siccome tu hai fatto un molto interessante pamphlet su Fuoco Tener Memoria, e io ho vissuto il trauma di quei giorni da quella parte sarda che c'è in me, che è legata al momento in cui io ho iniziato la mia attività parlamentare 30 anni fa, eletto in Sardegna, non essendo sardo, il primo non sardo eletto in Sardegna da un popolo pieno di libertà e di entusiasmo, di valentia. Tra l'altro io ho avuto un collegio soprannumerario, quindi non ho portato via il posto a nessuno. E quindi quando è arrivato l'incendio l'ho sentito come qualcosa che, oltre alla mia terra che è la Emilia-Romagna, riguardava anche un'altra mia terra che è il continente incontinente, il luogo di tante meraviglie e di tante cose remote e rare, come Trastulages, che è la tua città. Però avevo anche il controcanto di un altro sardo che mi è molto vicino e quasi parente, che qui si è insediato, che è l'amico Carter, il presidente della Fondazione Alferano, il quale, mi pare lui, mi ha mandato questo lamento che mi pare giusto che voi sentiate, perché è più forte delle poesie estreme dell'ultimo Leopardi, dove la verità del pensiero dominante, del tramonto della luna, sembra prevalere sulla idealità, sul sogno, sono sette anni terribili della vita di Leopardi. E questo è poesia, è il pastore Fortunato Ladu, che fa un lamento che io credo che duri qualche minuto, valga la pena di sentire se riesco ad amplificarlo, sentite. Sì. Però ma io pensavo che si potesse amplificare di qua. È veramente impressionante, perché è uno che si accusa non lamentandosi contro la regione, contro il governo, ma lamentandosi della insufficiente
passione e amore dei pastori, dei singoli, per tenere coltivato il bosco, che poi si incendia non solo per dei criminali, ma anche talvolta perché non è stato ben curato. Sì. È una pagina meravigliosa e mi ha molto colpito, se riusciamo a sentirla, è certamente... Però qui appunto c'è il... Tu ce l'hai e lì... Ti do la mia. Io ce l'ho qui. E sembrerebbe essere pronta a partire, però... Ma lo invia su WhatsApp a uno di loro e loro lo scaricano. Allora, questo qui viene a vedere qua. Tanto che parliamo di Sardegna, appunto potrebbe, con la parte più, diciamo... Sì, io volevo finire il cerchio della Sardegna con Vulpio, no? Sì, con Vittorio. Vulpio, e poi, sì. Poi chiudiamo il cerchio e poi naturalmente introduciamo anche l'extra Sardegna, dove però ho trovato eventualmente un collegamento su alcune questioni sarde, appunto. No, forse abbiamo pensato alla stessa cosa. Dicevo, Carlo Vulpio ha fatto un lavoro, non diciamo... senza infingimenti, diciamo che l'abbiamo già presentato insieme, sì, siamo colleghi, amici e tutto il resto. Ecco, Carlo Vulpio ha fatto un lavoro, secondo me, molto intelligente, non si è limitato a raccontare il Gigi Riva, l'eroe e lo scudetto, ha cercato di attualizzare e di trasporre quell'impresa epica sportiva, collegandola anche a un'idea di riscatto e a una necessità di crescita dell'intero popolo sardo e della società sarda, che vive dal momento dell'Unità d'Italia, dalla fusione perfetta ancora prima, tutta una serie di contraddizioni, anche in questa continua competizione in tutti noi, sono sardo ma anche italiano, è ancora un conflitto non risolto che spesso ci limita nel vivere una condizione che è ancora non definita di perfetta integrazione col resto del sistema. Ecco, Vulpio racconta una stagione che è stata di passaggio per la Sardegna, dove c'erano tanti problemi dal punto di vista socio-economico e dove il calcio e questo eroe davvero felice, il paragone con Achille che è nei poemi omerici rappresenta l'eroe che cerca di trascinare un popolo anche lì a un riscatto e a una difesa con onore rispetto ad avversari soverchianti. Ecco, la Sardegna che Vulpio racconta è la Sardegna che ancora oggi combatte per uscire da alcuni problemi di sistema, che sono poi anche quelli che opportunamente Vittorio ricordava nel video di Ladu, nell'autoaccusa di Ladu, ci portano ad avere ancora un sistema incompiuto probabilmente. Ecco, Carlo, forse è il caso di inserirsi in questo contesto e attualizzare anche quest'opera. Assolutamente, subito, anche perché Vittorio, che è sorprendente come sempre, offre immediatamente altri agganci, come si dice. Lui parlava del lamento e io pensavo ad uno scrittore sardo, Giulio Angioni, che ha scritto un bellissimo libro che si chiama Assandira, che è diventato un film, e il cui protagonista è Gavino Ledda, l'autore di Padre Padrone, ed è che cosa? Anche lì c'è un incendio di un agriturismo, cioè di qualcosa che suona falso al protagonista di questo romanzo, che è costretto a fingere di fare il pastore che munge le pecore al mattino perché così i turisti sono contenti di vedere la cosa autentica, quando invece è falsissima, alla fine non ce la fa ed è lui stesso che appicca il fuoco al suo stesso agriturismo, che era un'impresa alla quale il figlio, emigrato in Danimarca e tornato poi in Sardegna, lo aveva convinto, e lui scettico alla fine brucia tutto. C'è la tragedia che per un caso vuole che anche il bambino che porta in grembo la moglie di suo figlio insieme a questa donna muore nell'incendio. Ora, noi potremmo, mi dai un aggancio formidabile, perché il mio libro, parlo del mio libro perché sono qui a parlare di questo, ma poi parleremo anche quello, voglio dire, molto bello di Angelo Longoni, è un libro sulla Sardegna, hai detto bene, perché Gigi Riva, che nasce a Leggiuno in provincia di Varese, che non sa nemmeno dov'è la Sardegna, pensa che sia in Africa, che sia l'Africa, non vuole andare in Sardegna, poi resta in Sardegna
E Vittorio diventa più sardo dei sardi, molto più di te che sei stato il primo eletto lì in Sardegna, che però sei ancora un po' così, poco sardo, devi diventare più sardo, perché Gigi Riva diventa sardissimo, diventa talmente sardo e quindi interpreta, e hai detto bene, ti ringrazio di questo accenno, di questo collegamento, diventa l'eroe eponimo di una regione che è una nazione. Perché tu lo sai come ti favo per la Sardegna quando c'era... Vabbè, il non cazzo... che c'era qualche figa là. No, c'era il coronavirus e l'unica isola bianca era la Sardegna. Hai visto? Se io fossi stato presidente della Sardegna facevo andare tutti lì, vedete, cioè, qui non c'è il male. A Sutri per un po' di tempo non è capitato niente, l'ho nominata città santa. Ho detto qui Dio ci guarda, ho fatto un edito in nome di Dio, poi dopo è arrivato qualche malato anche lì. Però nel complesso la Sardegna era perfetta, bianca. Poi il colpo è diventata rossa. La bianca rossa. Ti ricordi quanto è stata bianca? Tu ti ricordi? Era tre settimane bianca, mentre tutto il resto era rosso. Era arancione. Poi gli altri sono diventati gialli e bianchi e noi eravamo rossi. Questo a dire che razza di misure avranno. Sì, lui ha ragione quando dice, lui parla di conflitto tra continente e regione. In realtà... non è sbagliato, proprio tecnicamente è perfetto definire la Sardegna una nazione, perché la lingua sarda non è un dialetto, è una lingua, ed è anzi la lingua romanza parlata dalla minoranza più numerosa tra le lingue romanze in Europa. Ora, quando ce lo insegna il diritto costituzionale, un luogo, un popolo ha il territorio, la nazione, la lingua, la lingua, il territorio e le tradizioni, è una nazione. Noi sardisti, quindi non c'è nulla di nazionalistico nel definire la Sardegna una nazione, come non c'è alcun impoverimento per il continente nel avere con sé una regione che è una nazione e che rivendica di essere tale. Ma questo è un conflitto, caro Anthony, che io ho notato dalla mia piccola postazione, essere presente nei sardi, dentro di sé, e raccontando la storia di Gigi Riva e la sua sardizzazione, ho capito molto facilmente, voglio dire, non ho impiegato anche molto tempo. Anche tu sei in questo processo. Molto, molto, perché io vengo dalle Murge dell'entroterra, che è l'entroterra pugliese, che non ha nulla a che vedere con la costa, e noi siamo come i sardi pastori. Prima di tutto, e quindi capiamo benissimo la regalità dell'essere pastore. Invece mi pare, come si chiama quello lì, Vendola e del mare? Vendola, è marittimo lui, no? È di mare o no? Terlizzi mi pare, no? Stiamo parlando di Gigi Riva, adesso devi con Vendola, ma lascia perdere, stiamo parlando di regalità. Poi c'ha quelle lato entrambi. Adesso parliamo di uno che ha fatto... C'ha quelle lato entrambi. Ecco, brava la regia, che ci riconosce. Tu non sai come gioca al calcio Vendola? Ma cosa gioca al giocava calcio? Nell'Inter, non sapete niente. Nicola Vendola giocava nell'Inter. Hai visto? Era un giocatore. Quello dell'Inter. È Ventola, ah, no, con scusa, la era Ventola. Con la T. Non scusa, io cercavo di salvare la preparazione calcistica. Cercavo di salvare in la calcio d'angolo. La preparazione calcistica solo Longoni mi può capire. Ecco, facciamo una pausa, allora sentiamo, è arrivato il saldo. Fammi finire sto cazzo il concetto, facciamo la pausa. Aspetta, finisco il concetto, poi arriva. Poi c'è Longoni che non è sardo, ha diritto anche lui di parlare. E poi c'è vabbè, fino a un certo punto. Io volevo concludere dicendo che questo conflitto è un conflitto interiore, cioè spesso i sardi ingiustamente soffrono di un complesso di inferiorità nei confronti di quelli del continente, perché storicamente hanno sempre, e lo trovi in Dessì, lo trovi in Satta, lo trovi in Ledda, lo trovi in Lussu, cioè pensano che ciò che viene al di là dal mare non è mai cosa buona, e quindi questo li pone in una posizione, giustamente dico io, guardinga, che non è però di diffidenza, di chiusura, questi sono tutti luoghi comuni sulla Sardegna. E concludo veramente, questo libro è la storia e la vita di Gigi Riva come calciatore, come uomo, soprattutto come eroe eponimo di un poema omerico, perché lui è davvero Achille, e in più ha con sé il suo allenatore Scopigno, che è davvero Odisseo, perché Scopigno è il suo Odisseo, l'astuzia, l'intelligenza, la vivacità di Ulisse o Odisseo, ci insegnano una cosa veramente, come dire, semplice e fondamentale per questa regione, per questo popolo, e cioè che i luoghi comuni sulla Sardegna sono tanti, sono troppi, e se ve lo chiedete per un attimo, provate a chiedervelo: che cosa so io della Sardegna, da italiano? Gli italiani non sanno assolutamente nulla di questa splendida regione, di questa splendida nazione, di queste tradizioni, di questa storia.
una delle città, Nora e Sulchi, che sono insediamenti archeologici, sono città più antiche di Roma, sono tra le città, anzi è esattamente la città più antica del Mediterraneo, quindi è tutta un'altra storia. E Riva è un re punico in realtà, e la forza, la capacità, l'essere lui un combattente, l'ha dimostrato nei campi di calcio ma nella vita, lo assimila davvero agli eroi, all'eroe punico per antonomasia che è Amsicora. Non a chi è dedicato lo stadio? Non a caso Riva vince lo scudetto nello stadio Amsicora, che è colui che guida la ribellione contro i romani e che quando gli sequestrano i romani, perché gli sequestri di persona mica li fanno solo lì nell'Aspromonte o nel Supramonte, in Calabria, cioè i romani l'avevano anche come tattica di guerra, quando gli sequestrano il figlio e gli intimano di arrendersi, Amsicora non si arrende, suo figlio muore e combatte fino alla morte. Gigi Riva è un guerriero celtico perché lui è nato nell'Insubria, in questa regione della Lombardia, sotto, proprio di fronte alle Alpi svizzere e italiane, e non poteva non trovarsi sulla stessa lunghezza d'onda degli eroi punici. Però qui mi fermo, se no divento dilagante. Bravo. Dicono allora, che somiglio a Sgarbi. C'è un collegamento. Amsicora, che fa come Cambronne rispondendo all'invito dei romani, e Ladu, alla fine del te lo ricordi video, anche tu quella fa cosa come lì, Cambronne. Sentite un attimo. Non so quanti la conosciate, ma è impressionante. Forse la conosci, è meraviglioso. Stamattina mi sento in dovere di confessarmi, di chiedere perdono, di ringraziare di essere nato in una terra meravigliosa che non sono stato in grado di difendere nel mio piccolo. Nel mio grande piccolo, non ti ho difeso. Ti chiedo scusa. Chiedo scusa a mio padre, a mio nonno, a mio bisnonno, ai miei avi. Là dove non sono riusciti i Savoia a mettere mano, ci siamo riusciti noi, nel 2021, a distruggere 20.000 ettari di foreste. Le foreste antiche di Scano, le foreste antiche del Montiferru, li abbiamo distrutte noi, tutti noi, il nostro piccolo disinteresse, con il nostro piccolo antagonismo, ecologismo, da bar, da salotto. 20.000 ettari, 7.000 uomini che non dormono, non mangiano come dovevano mangiare, non si lavano come si dovrebbero lavare, che sono stanchi, che sono esausti. 20.000 ettari di terreno dove pascolava il bue rosso, dove interi greggi di pecora sono morti, dove sono andati persi non solo il lavoro di una vita, ma basta guardare quell'ulivo millenario di Cuglieri per capire che cosa abbiamo fatto, che cosa abbiamo perso. Ti chiedo scusa, Sardegna. Non abbiamo saputo far capire a chi di dovere che le pecore, le capre nei nostri boschi pulivano, radevano, decespugliavano. Non c'era bisogno degli squarna, dei motosega, dei trincia, pulivano, pascolavano, producevano, creavano reddito. Abbiamo messo le pecore dentro la stalla per farle bruciare come delle stupide. Quell'emblema di quel cane bruciato a guardia di quel gregge dovrebbe essere di monito per tutti noi, per capire che il fuoco non va dove il combustibile non c'è. Perché un processo fisico e chimico, laddove non c'è benzina, un motore non parte. Ma di più, dove sono i capi? Dove è chi comanda? Come fate a coordinare una cosa da un ufficio con l'aria condizionata? Ma uscite dalle vostre stanze dorate, andate là dove la gente lotta, là dove la gente soffre, perché i padroni del territorio siamo noi, ma siete voi che mettete dei vincoli con Sicchi, con Zicchi, con tutte sigle che alla fine ci stanno, passatemi il francesismo, rompendo i coglioni. Possibile che io debba vivere a 61 anni ancora con l'incubo di un fuoco, perché qui si tratta solo di fortuna. Quelle fiamme potevano essere dentro di me, quelle fiamme potevano bruciare il mio gregge, e se non è stato, lo è solamente perché il mio gregge è stato più fortunato per il momento.
come non lo sono stata nel 2017. Però non ci siamo arresi. Però siamo andati contro delle deroghe che vietavano il pascolo dentro il rimboschimento, perché il rimboschimento non deve essere pascolato, dimenticandosi che il ruolo dell'animale brucante ruba con il suo morso ogni giorno chili e chili di sostanza secca alla furia del fuoco, incamerando unità foraggere sull'animale. Ma ci sarà il tempo da recriminare. Oggi è solo il tempo di chinare il capo e chiedere scusa di non essere stati capaci di proteggere il nostro territorio, perché a Bollo, a Marolla ce l'hanno vietato di difendere questo territorio. Altro che Leonida, altro che i greci, altro che guerre spartane cose. Noi stiamo lottando, siamo Don Chisciotte e Sancho Panza contro i mulini a vento. Questa è la verità. Noi dobbiamo ribellarci a queste cose. Cari politici, dategli gli strumenti, ascoltateci, perché il vostro ruolo è essenziale solo nel momento in cui la politica torna a fare gli interessi del popolo. E se questi non sono stati fatti, non per negligenza vostra, ma per colpa di qualcun altro, ditelo e noi saremo al vostro fianco. Ma basta, io sono stufo. Sto pregando che mi venga il Covid per non sentire più l'odore del fumo, per non sentire nessun odore di niente, per non avere i sensi all'allerta come una belva feroce, perché questo sono diventato. Non dormo più, sono col naso, con tutti i sensi all'allerta per vedere, sentire, odorare, perché è fondamentale anche un piccolo minuto. E allora, nel guardare le immagini di questo video, ognuno di noi si faccia un esame di coscienza. Io me lo sono già fatto e ho deciso di essere colpevole in tutto e per tutto nella difesa del territorio, ma sono solo e impotente. E se tutti ci facciamo un esame di coscienza, non dovremo più chiedere scusa perché alla Sardegna, non dovremo chiedere scusa ai nostri padri, ai nostri nonni, che veramente riposano male oggi nei nostri cimiteri. Non possiamo andare a portargli i fiori. Che cosa diremmo? Quel bosco non c'è più, Bad Urbar non esiste più, l'olivastro non esiste più. Diremmo questo? Con quale faccia ci presentiamo oggi a dire, a vedere a chi? Povera Sardegna, perdono Babbo, perdono. Ecco, geniale il suggerimento di Vittorio di trasportarci all'interno di quegli ettari bruciati con questa testimonianza, che è un'invettiva che comunque credo che racchiuda bene il senso di rabbia che tutti noi sardi abbiamo provato, soprattutto noi che di quei paesi siamo originari, che in quei paesi abbiamo i nostri cari, che in quei paesi abbiamo la storia delle nostre famiglie. Ecco, il libro, dicevo prima, cerca di dare le risposte alle domande che Fortunato Ladu faceva alla politica e soprattutto cerca di indicare una strada, che è quella della solidarietà in primo luogo per gli interventi iniziali, ma anche quella di una situazione che deve cambiare. In questo primo giro lo chiuderei cominciando a coinvolgere anche Angelo Longoni nella discussione. Prima di entrare nel libro, fin qui abbiamo parlato soprattutto di Sardegna, ma abbiamo parlato di cose che sono emblemi della nostra società contemporanea e moderna, che se prendiamo dalla Sardegna e trasportiamo in altri luoghi periferici del mondo, credo possano essere replicati nella stessa maniera. E sembrano strani nel tempo della modernità, nel tempo dell'oggi, ma ritroviamo nei cicli, nel corso e ricorso della storia, ieri è stato evocato Vico nell'intervento di San Giuliano, ritroviamo in altri eventi, altre situazioni, altre organizzazioni socio-economiche. Ecco, da milanese che lavora a Roma, che però conosce anche la Sardegna, che con i suoi lavori teatrali ha girato tutta l'Italia, come ci entriamo in questo discorso e come possiamo attualizzarlo e renderlo un po' universale e globale, visto che questo è anche il tempo del globale o del glocal, un po' globale e un po' locale?
A me è interessato molto di questo monologo, che proprio io chiamerei monologo, interpretato anche benissimo, cioè interpretato come potrebbe fare un attore, forse meglio, perché è più sentito, più vero. Lui dice tre parole, no? Che secondo me sono, ci devono far riflettere. Chi di dovere? E io mi domando chi è questa persona, questa entità, questa istituzione, chi di dovere? Che chi di dovere è sempre quello di cui non si può fare il nome. Chi di dovere è quello che dovrebbe dare qualcosa e non lo dà, però non si può dire chi è. Chi di dovere è quello che dovrebbe risolvere un problema, ma va al contrario di quello che dovrebbe fare. Chi di dovere è chi tradisce un'idea e anzi gli va contro. E questa cosa mi ha colpito molto, perché lui si appella a chi di dovere, ma non lo sa nemmeno lui forse chi è chi di dovere. È questo che noi dovremmo... È un sistema che si è talmente avvitato che non si riesce allora, più ad arrivare al capo iniziale. Allora, in questa estate particolare sono stato in Calabria, che ha avuto lo stesso problema, cioè il fuoco, e mi hanno detto che il fuoco non si appicca da solo, no? Cioè è praticamente impossibile che si autogeneri una fiamma, e che quasi sempre è doloso e quasi sempre ci sono degli interessi dietro a quel fuoco. Quella cosa crudele nei confronti della terra, degli animali, delle persone, in realtà favorisce qualcun altro. Adesso io non voglio farmi querelare come, cioè non voglio, non ne ho mai avute di querele, non voglio emulare il maestro. Non voglio insidiare i record di Vittorio, però chi guadagna sulle disgrazie altrui? Allora mi viene in mente che ci sono alcune aziende che si occupano degli elicotteri, alcune aziende che si occupano dei Canadair, alcune aziende che ci guadagnano sulle disgrazie. E come nella disgrazia del Covid, qualcuno ci guadagna sulle disgrazie degli altri. E c'è sempre da farsi delle domande su chi di dovere. E chi di dovere, io mi domando, chi è? C'è sempre qualcuno che chi di dovere dovrebbe risolvere quel problema, ma qualcun altro ci va contro. Allora questo è, tu dicevi globale, è globalmente molto italiano, ma temo che non lo sia solo italiano. Volevo dire una cosa su Gigi Riva che mi interessa molto, perché noi ragazzi di quegli anni vedevamo Gigi Riva come un outsider che non voleva cambiare squadra, e per noi milanesi e nel caso specifico interisti, cioè era comunque un avversario ma un idolo assoluto, soprattutto perché eravamo nel giro del 68, cioè l'idea di questo che non si vendeva a chi di dovere era veramente eroico. Allora ora noi che siamo così assenti, cioè la nostra civiltà è priva di eroi, i pochi che abbiamo, Caravaggio, Gigi Riva, Modigliani, cioè ce li dobbiamo tenere stretti, e Gigi Riva, pur essendo un eroe del calcio, è un eroe che veramente ha fatto qualcosa di importante, cioè non ha giocato nell'Inter, nella Juventus, nel Milan, che lo volevano tutti, ed è rimasto a Cagliari. A vincere a Cagliari. Quindi quando ha vinto il Cagliari, anche i tifosi delle altre squadre, cioè io ero felice del Cagliari. Vabbè, mi fermo. Ecco Vittorio, sto per chiamarti in causa, volevo fare una piccola chiosa a quanto diceva Angelo sugli interessi. A diverso titolo, Vittorio, Carlo e un po' anch'io sull'eolico,
o sullo sfruttamento del territorio ad altri fini rispetto a quello che fin qui viene usato, ce ne siamo occupati abbastanza. Ecco, in Sardegna c'è grande preoccupazione che adesso, con questa transizione ecologica, tra virgolette ecologica, c'è bisogno di terreni da occupare e da destinare a queste nuove cose. Non vorremmo, e staremo tutti molto vigili, che questi terreni che abbiamo liberato, questi 20.000 ettari, vengano poi destinati a questa roba qua. Occhi aperti, Carlo, occhi aperti naturalmente per tutti noi. Vittorio, Carlo, Angelo, le tre storie di questi tre libri mi hanno fatto venire in mente una cosa che si chiama cross in genere, no? Che attraversa tutti e tre, cioè il tempo, ogni tempo, qua ci sono praticamente 4 secoli, 3 intervalli da 2 secoli, raccontiamo attraverso i personaggi la società di quel tempo. Cioè Vittorio, raccontando Caravaggio, lo ha già fatto ieri, l'hanno fatto i ragazzi del Tableau Vivant, lo ha fatto Vittorio con la mostra, lo ha fatto con quello che ha detto ieri, lo farà con quello che dice oggi, racconta attraverso Caravaggio quel tempo. È un tempo che Caravaggio ha interpretato frequentando un certo tipo di persone e rappresentando attraverso quelle persone la sua visione della società di cui era protagonista. Ugualmente ha fatto Modigliani e fa Angelo nel suo libro, nel suo romanzo, molto verosimile, come tutti i romanzi, insomma, deve avere la caratteristica della verosimiglianza. Ecco, in questo girovagare per l'Europa e con le caratteristiche di Modì, Angelo racconta la società del tempo e ne racconta gli aspetti. Io ti ho detto, ci ho ritrovato il modo di raccontare di un altro grande, secondo me, scrittore fin qui misconosciuto, che è Fabio Pittorro, che ha scritto solo 2 libri, uno ambientato nella Roma dei Borgia e uno ambientato nella Venezia dei Doggi, ma che sono un affresco eccezionale di quelle società e degli ultimi di quelle società. E a modo suo anche Carlo, attraverso un eroe, racconta una società che è quasi contemporanea, su cui che comincia a diventare storia da pochissimo. Ecco, Vittorio, da questo punto di vista, anche là, anche raccontando la storia dell'arte o anche raccontando questi grandi personaggi, noi riusciamo a fare storia e a raccontare un tempo che spesso la storia vera, quella ufficiale, siccome non sono tutti eroi, tiene sotto la polvere. Tanto il tuo discorso ha evocato il nome che mi ha richiamato ad anni lontanissimi della mia adolescenza, perché Fabio Pittorru è vissuto a Ferrara. Esatto. Ed era amico di mio zio insieme a Rotunno e l'hanno lavorato per il cinema. Sì, sono effettivamente persone, non sapevo del romanzo che hai detto. Invece oggi, tra le tante cose che abbiamo fatto, insomma, più o meno ludico, video ed altro, ho fatto il video anche sul primato della mia azione di assessore a Roma, che sarà la riapertura del Teatro Valle per rappresentare autori italiani. Ho fatto quel video e poi volevo telefonare a Cingolani. Voi sapete che Cingolani sarebbe un ministro, è un ministro che è stato al culmine della sua provocazione indicato da Grillo. Grillo però, che è un personaggio molto complesso, ha indicato un uomo di Renzi che odia, quindi per metterlo nel culo ai suoi compagni di partito ha accettato Draghi, ha nominato nel ministero che toccava lui uno di Renzi e ha inventato che l'opzione prevalente dei 5 Stelle da quando sono arrivati è la transizione ecologica. Peccato che dopo 3 anni se ne sono accorti, perché per gli altri ministeri, quando ci fu il Costa e poi non so chi fosse ancora prima ministro dell'ambiente, si chiamava ambiente, improvvisamente è nata la transizione ecologica. Sono quelle parole come lockdown, come spread, che nessuno ha mai sentito, però improvvisamente resilienza, nascono queste parole, transizione ecologica, già di per sé è minacciosa, ma sembrava essere l'elemento caratterizzante la linea politica di questi disperati. In realtà la nomina di Cingolani, che aveva partecipato a quelle che si chiamavano Leopolde dell'amico Renzi, che a sua volta si stava avvicinando a Salvini, quindi non si può più immaginare nessuno al suo posto, era un uomo di Renzi e ho visto che veniva aggredito in questi giorni perché ha proposto il nucleare, che è una cosa complessa, ma che c'è sia in Francia che in Germania che in Austria, per cui noi dovremmo essere protetti dal nucleare in virtù delle energie, diciamo, rinnovabili. E mentre io mi volevo compiacere, questo volevo che, del fatto che lui puntasse sul nucleare sicuro, ho letto che per noi tre
Io sono il primo combattente contro l'eolico che ha distrutto i panorami, i paesaggi, la bellezza d'Italia in gran parte del meridione, soprattutto in Puglia. Il secondo è Bulpio, il terzo sei tu, sono 22 anni. Prima c'era ancora il millennio precedente che combatto contro l'eolico. Lui ha detto che l'eolico va moltiplicato di 70 volte. Quindi se già avete la Puglia interamente coperta di eolico, allora ero incerto se mandarlo a fare in culo o cercare di sostenere la linea nucleare. Poi non l'ho chiamato e quindi tu sei arrivato a parlare di questo nel momento in cui io meditavo di capire cosa capiterà in questa transizione. Lo chiamiamo a fine. Lo chiameremo a fine. Quanto invece alla questione che tu ponevi, effettivamente io ho evitato tutta la vita di occuparmi, lo faccio adesso a teatro perché è giusto attraverso persone che tutti conoscono parlare dell'arte, ma non mi sono mai occupato né di Leonardo, né di Michelangelo, né di Raffaello, né di Modigliani, né di Van Gogh. Io amo Cristoforo Scacco, Saturnino Gatti, il maestro di Ozieri, cioè artisti peraltro già abbastanza conosciuti, ma su cui non c'è in alcun modo alcuna conoscenza pubblica e universale. Per cui Modigliani, così come Van Gogh, mi è sempre stato antipatico per la sua... Quando tu domandi a una persona che non sa niente d'arte qual è il tuo artista prediletto, dice Modigliani, un altro dice Klimt, uno dice Picasso, perché sono nomi che hanno sentito, un altro dice Frida Kahlo, è molto di moda, cioè c'è questo sovraccarico di... Ora, tutte personalità che io stimo, e ovviamente vedendo la meravigliosa pittura di Modigliani non dubito che ve ne sia ragione, ma sono persone... Questa è la cosa interessante, la cui notorietà rispetto ad altri, ad esempio rispetto a uno che si chiama Soutine, che non è meno grande di Modigliani e che pure anche lui è un po', diciamo, al limite degli autori facilmente ammirati, dipende da un incidente della vita sull'opera. L'arte potrebbe essere un'arte degli anonimi, tu potresti vedere gli artisti. Cosa sappiamo di Duccio di Boninsegna? Cosa sappiamo di Simone Martini? Cosa sappiamo di Masaccio? In fondo le opere parlano per loro. Quando le opere parlano per gli artisti, l'arte c'è. Quando la vita parla per le opere, tu hai un vantaggio, che quegli artisti hanno una popolarità formidabile, perché la loro vita incide sulla loro opera, e valori di mercato che li premiano in assoluto. Allora Frida Kahlo, lo saprete, è stata travolta da un camion, da un treno, e poi travolta da il suo fidanzato marito, il secondo marito, Diego Rivera, il quale diceva, io come la frase, io sono stata di... Ecco, io nella vita ho avuto due terribili disgrazie, quello che pensa Sabrina, un terribile incidente e te, ma di gran lunga la peggiore sei tu. Ora, questa idea di una donna che ha visto di tutto, che è andata a letto con tutti, che è stata tradita, ha creato il mito. Ecco, il mito è quello che unisce le personalità di cui stiamo parlando, in cui la vita maledetta, la vita a Parigi, il suicidio, l'ubriacatura, la malattia, tutto quello che sta intorno all'artista diventa ragione di un racconto meraviglioso per il cinema soprattutto, che determina degli effetti meravigliosi per gli artisti di grande attrazione morbosa sulla loro opera. L'artista, io posso anche dirvi come all'epoca in cui mi telefonavano anni fa, quando passavano, oggi ne passano di meno, dei dipinti di Van Gogh sul mercato, dicevo, ma come fa Van Gogh a costare 200 milioni di dollari? E dico, beh, cosa c'è di male? Beh, è troppo. Pensate che Mantegna, che è un artista più grande di Van Gogh, può costare 10 o 15, ma è talmente poco conosciuto che se voi spingete su Google le sue lettere diventa Mantenga, perché Mantegna nessuno sa chi cazzo è. Allora, l'autore è conosciuto in numero di riflessi al suo nome. Se voi domandate per strada chi è Van Gogh, vi dicono, diciamo, su 7 miliardi di abitanti, 3 lo sanno. Se voi dite Mantegna, 300.000. Cioè non sa, nessuno sa chi è. Allora, questa... Saturnino Gatti proprio nessuno. Allora, il maestro di Ozieri nessuno. Allora, tu hai dei personaggi in cui l'avventura della vita è stata così formidabile che li ha fatti diventare dei miti. Pensate che, per arrivare a delle cose facili, c'erano dei feticisti delle mutande di Fabrizio Corona. Ora, la mutanda di Fabrizio Corona di per sé non va giudicata bene o male, vuol dire che quando si mitizza qualcosa
si crea una specie di enorme volume sopra di lui che innalza la sua opera. Ora, è certo che Modigliani merita ogni attenzione, ma la sua vita è stata così meravigliosamente romantica, così meravigliosamente avventurosa, che ha inciso sulla sua opera. Non per caso Leopardi è il poeta più letto, perché Leopardi era sfigato, si faceva delle seghe, è morto mangiando gelati, il nativo borgo selvaggio. Cioè, tu hai la vita, e sarebbe meraviglioso potersi occupare delle opere senza la vita. Invece la vita incide, e la vita di Van Gogh in particolare ha inciso al punto tale che la sua leggenda è diventata più importante ancora di lui. E il valore di mercato di un'opera di... immaginate che ognuno, per quanti lo conoscono, mettiamo appunto 4 miliardi di persone, ognuno metta un euro, quello è il valore. Quindi la quantità di persone che conoscono, moltiplicate per 1, per 0, per 0,2, per quello che sia, determina il valore. Quindi è molto importante essere popolari, è molto importante essere famosi, è molto importante essere conosciuti. Io ho una notorietà prevalentemente italiana, ma certo questa incide, cioè la notorietà è un valore fondamentale. Ora, gli artisti di cui parliamo, in virtù della loro vita maledetta, hanno avuto una fortuna formidabile, tanta sfiga della vita, tanta sfortuna, quanta poi gloria che è venuta dopo. Allora, da questo punto di vista, dico, quello che unisce gli artisti che tu dici è essere testimoni sensibili di una storia in cui ci sono altri protagonisti che però hanno vissuto, come dire, a lato. Io credo che Soutine non sia meno grande di Modigliani, e però non ha avuto la stessa emergenza esistenziale, ne ha avute altre, e certamente è degno di ogni attenzione. Picasso è stato un grande chiamatore, questo certamente è stato utile a lui per essere quel personaggio formidabile che era stato, Van Gogh. E quindi siamo davanti al paradosso per cui grandi artisti dell'arte antica finiscono per avere una valutazione di mercato molto inferiore a quella di Klimt, di Van Gogh, di Picasso, di Modigliani. E destino però ha riscattato l'arte antica quando, attraverso un procedimento meraviglioso, un dipinto di Leonardo è andato all'asta a 450 milioni di dollari, più di qualunque altro, perché Leonardo è proprio è il massimo di tutto, cioè non gli mancava niente, era omosessuale, stava con gli animali, cioè era pieno di meraviglie, una vita estremamente pericolosa, divertente, dilettantesca, e in questo straordinaria. E a un certo punto una persona che io conosco ha comprato a un'asta per 10.000 dollari un Cristo che prima era passato forse a dire 2.000 dollari, un Cristo benedicente. Il dipinto è stato venduto a un russo a 100 milioni di dollari, il russo ha pensato di metterlo all'asta e lo ha venduto a 4 ebrei che l'hanno venduto a un arabo. A 400, l'hanno inculato di sicuro, e quindi il dipinto è diventato, è un'operazione meravigliosa. Però scusa Vittorio, posso interromperti un attimo, sì, e chiederti una cosa? Quello che dici tu è perfetto, è giusto, ma è anche vero però che se la biografia, adesso tu citavi Van Gogh, ho fatto un libro su Ligabue, sì, ecco, Ligabue è un'altra vita difficile, nel suo campo Gigi Riva, Modigliani, idem, è vero la biografia, però se non sei Modigliani non c'è biografia che tenga, se non sei Ligabue, come tu stesso hai detto che si sottrae ad ogni definizione di no pittore naif, non vai da nessuna parte, e direi anche per il tuo Caravaggio, la vita di Caravaggio, non puoi, tu non l'hai ignorata, perché nell'arte di Caravaggio, Caravaggio ha portato anche la sua vita, le sue puttane, i suoi accoltellamenti, la sua, diciamo, e tu stesso dici dal 51 del secolo scorso che noi conosciamo Caravaggio, era stato embargato, quindi è vero il biografismo, è vero la biografia, è vero la vita difficile o complessa, la vita di Gigi Riva, dai 9 anni ai 17 perde 3 familiari, la mamma, 2 sorelle, sembra che la guerra gli sia entrata in casa, ma se non sei Gigi Riva sul campo e se non sei Modigliani e se non sei Caravaggio non c'è vita al limite che tenga, non so, scusa se mi sono sostituito alla domanda, no, ma è perfetto. Però ecco, c'è anche una, non dico eccezione, ma anche un temperamento a questa regola in qualche modo che tu enunciavi poco fa, no? No, non c'è dubbio, no, ma, ovviamente tu hai toccato, io non ho voluto dire che non valgano quanto meritano, dico che la sproporzione, cioè il fatto che Modigliani, a parte una cosa interessante, che c'è, come diceva Hegel,
uno spirito dei tempi, per cui in quegli anni occorreva essere a Parigi, perché c'è un pittore che gli assomiglia e che io amo più di lui perché sta più nell'ombra, anche se ormai un po' di luce, si chiama Oscar Ghiglia, che è un pittore meraviglioso, il quale però ha avuto la cattiva idea di non andare a Parigi. Tu vai a Parigi e sei nel luogo giusto in cui le cose accadono. Accadevano a Venezia in un certo momento, accadevano a Firenze per molto tempo, a Padova. Padova per circa 150 anni ha avuto Giotto, poi Mantegna. Cioè la storia si sposta, a un certo punto occorreva essere nel 1902, 3, 4, 5, 6, 7, c'erano tutti lì, c'era Chagall, c'era Picasso, c'era Soutine, c'era Modigliani, c'era Brancusi, e tutto era lì, era meraviglioso. Allora anche loro hanno avuto, ma dico, nel caso suo, come nel caso di Caravaggio, c'è un di più di vita maledetta che serve a aumentare. Poi io ho una grande ammirazione per la pittura di Modigliani, quindi vedo che è un maestro straordinario, ma se fosse stato Livorno sarebbe stato un pittore chiuso da una provincia. Livorno comunque era in Toscana, Toscana è stata per tanti secoli la capitale dell'arte, però non nel Novecento, quindi avrebbe sbagliato. È andato nel momento giusto, ha trovato, ed è uno dei grandi pittori. In questo voglio dire che questi testimoni di cui ci chiedeva hanno in comune questa cosa, volevo dire che se si parla di questi autori è perché c'è un elemento di attrazione morbosa che è legato non soltanto alla loro opera ma alla loro vita, e questo è su Caravaggio, certo, a parte Travaglio che non farebbe vedere le sue opere ma che lui lo metterebbe subito in galera, però certo questo assassino, questo delinquente, questo è bellissimo. C'è uno, una volta ho litigato con Barbara Alberti perché diceva che io ero berlusconiano, che non sono mai stato, perché io vengo prima di Berlusconi per epoche, per tante, perché difendevo Corona, me ne frega niente di Corona, a parte che uno che va in galera per quattro scatti mi sembra troppo, un tempo bisogna almeno uccidere qualcuno, ha fatto quattro sfregnacce, ha evaso molto di meno di persone molto più note di lui, quattro soldi lì, messi dei plafond, ora 15 anni, 20 anni di galera. Allora gli ho spiegato, scusa, ma un mito o una leggenda non deve per forza essere positiva. Cioè, tra Diabolik e Ginko, chi è il mito? Diabolik. Allora dico, non è che possiamo dire Fabrizio Corona o, non so, che possiamo mettere Orietta Berti. Cioè, voglio dire, palesemente, a parte che Orietta Berti oggi... ormai è diventata... ormai sta crescendo. Ma anche lei, per crescere, si è messa con Fedez. Cioè, il mondo... cioè, insomma, il criminale piace, ecco, io... criminale non dispiace. Se posso, prima di ricoinvolgere Angelo, emendare, però io vi voglio fare una piccola provocazione, entrambi che siete intervenuti su questo tema, e poi su questo coinvolgo anche Angelo. Ma è vero che la personalità, l'esperienza, l'essere maledetti aumenta la notorietà e dunque sul mercato forse aumenta il valore, ma sulla personalità, cioè noi siamo un insieme di esperienze quando formiamo la nostra personalità, e quando ci rapportiamo all'arte o alla nostra professione, immagino che la nostra personalità la caratterizzi. Cioè, se noi non avessimo le esperienze che abbiamo avuto, saremmo così nel lavoro, saremmo così come artisti? Dunque, per arrivare alla spiegazione, Caravaggio, se non avesse avuto quella vita, avrebbe fatto quelle opere? Modigliani, se non avesse avuto quella vita, avrebbe fatto quelle opere o quella, avrebbe avuto quella forza? Gigi Riva, se non avesse avuto quei problemi di essere diventato orfano, di essere stato povero, sarebbe stato così determinato sul campo? Io se non avessi avuto tutte quelle querele. Ecco, no, è bravissimo, la stessa identica cosa. La tua personalità, cioè, lei dice connota la verità, il tuo per essere. Forza, me ne sbatto i coglioni. Certo. Mando, tu non, molti non la dicono perché hanno paura. Fiano, per esempio, uno per dirne uno, sì, a caso. Mischi. Siamo in Sardegna. Si trattengono perché hanno paura di essere... invece io niente. Va bene, dicevo, volevo coinvolgere Angelo su una cosa. Io nei vari passaggi che sono riuscito a leggere, ho letto un po' alla Sgarbi, perché me l'hanno dato oggi, dunque l'ho letto a salti, come mi ha insegnato una volta Vittorio. Mi sono naturalmente appassionato alla parte descrittiva relativa alla vita di Modigliani a Parigi, e ci ho ritrovato, molto evocativa, non so se sia fatto apposta, una canzone di un grandissimo cantautore italiano, Francesco Guccini, Scirocco, non so se la conosci. Ecco, che però ha un'ambientazione che sembra quasi fare da sfondo a quel libro. Accennalo tu un po'. No, io non sono un disastro. Se vogliamo replicare la bomba d'acqua di ieri, posso accennare la canzone. No, dicevo, comunque, nella forza di un romanzo che tratta di una personalità così forte, di una storia così ormai anche raccontata, e che ha lasciato un lascito così importante come quello delle opere, ecco, la differenza del lavoro del regista televisivo, del regista teatrale e dello scrittore che deve fare rendere una storia vera un romanzo, le descrizioni che
che ci portano in quel tempo, secondo me, sono il valore aggiunto, almeno nelle parti che ho letto io. E allora quanto c'è di questo in quello che dicevamo prima, cioè nel rappresentare anche storie che sono poi fotografie di quel tempo e di una parte di società che forse neanche oggi non è ancora così raccontata di quel tempo? Allora, la Parigi di quegli anni, la bohème parigina, è un mito assoluto. Cioè, è come parlare della Londra dei Rolling Stones e dei Beatles, sesso, droga e rock and roll. Cioè, la bohème è il momento in cui nel secolo scorso, nel 1900, cambiano i modi di vedere le cose, cioè i modi di rapportarsi, i costumi, il modo di vedere l'arte. Cioè l'arte doveva essere di rottura, doveva essere di avanguardia, bisognava interpretare in modo completamente diverso il rapporto tra chi produceva arte e chi la fruiva, chi ne comprava l'arte. Non doveva esserci la mediazione del denaro, era tutto esagerato. Anche lì si voleva indagare un mondo onirico attraverso l'alcol, attraverso le droghe, eccetera. Però bisogna tenere presente che era un momento in cui tutti gli artisti giovani andavano a Parigi. Cioè Modigliani si trova con Gino Severini e Manuel Ortiz de Zarate a Venezia. Con lui c'è il suo amico livornese, che poi Oscar Ghiglia, che non lo seguirà a Parigi e sente parlare per la prima volta di questo mondo che sta nascendo a Parigi, e per la prima volta sente parlare di un giovane pittore spagnolo che la Biennale di Venezia rifiuta. E sente parlare di Picasso. E la curiosità è talmente pervasiva in lui che va a Parigi, ma senza sapere assolutamente cosa fare. E lì incontra Soutine, Utrillo, il suo amico Gino Severini, rincontra Manuel Ortiz de Zarate, incontra quello che elegge a suo maestro assoluto, che è Brancusi, tutti i nomi che ha appena fatto Vittorio. Lui che voleva fare non il pittore ma lo scultore, incontra Brancusi e se ne innamora totalmente. Allora, io raccontando Modigliani e la sua vita molto diversa da quella di Caravaggio, io mi sono occupato di Caravaggio perché ho fatto un film su Caravaggio, quindi conosco bene anche la sua vita. In comune hanno la vita breve, perché uno è morto a 39 anni, l'altro è morto a 36, e quindi anche in quello c'è sesso, droga e rock and roll, esattamente come Joni Mitchell, come Jimi Hendrix, come Jim Morrison. Cioè c'è quella volontà dell'essere giovani, no? Del bruciare tutto subito. Cioè, Caravaggio, se non avesse fatto tutte le cazzate che ha fatto, probabilmente avrebbe avuto una vita molto più lunga e avrebbe prodotto molti altri, però probabilmente se non fosse stato con quel carattere, con quel risvolto psicologico, non sarebbe stato così testardo e contravvenire a tutte le regole che c'erano in quel periodo. E Amedeo Modigliani, se non avesse avuto la tubercolosi, non avesse fatto tutto quello che ha dovuto fare per nasconderla a Parigi, per non farla vedere e per far sembrare che i suoi disturbi fossero legati alla droga e all'alcol, che invece erano dei tentativi per ridurre i sintomi della sua malattia, non sarebbe stato l'essere individuale che è stato. Cioè, perché se voi ci fate caso,
i dipinti di Modigliani sono sempre di una persona, quasi non ci sono dipinti dove nel quadro ci sono due persone. Anche i suoi nudi, che sono straordinari, sono i quadri più importanti che ha fatto, c'è sempre una donna, un personaggio, è sempre a tu per tu con la persona. E lui è stato anche quello che ha fatto più quadri delle persone del suo tempo. Lui ha dipinto, ha fatto un dipinto a Picasso, a Soutine, a tutti i suoi amici dell'epoca. Quindi lui è, sono degli attraversatori di epoca, che, di epoche, che poi ci dicono qualche cosa. Li possiamo usare come marker, oggi, come si dice, insomma, per descrivere quel tempo. Vulpio, per chiudere idealmente il cerchio del discorso che abbiamo intrapreso in questa parte del nostro incontro, noi, anche quando prestati alla letteratura, anche minima, rimaniamo cronisti. E dunque nel tuo libro, nella leggenda di Achille, non poteva non esserci l'inquadramento anche storico. Le stragi di Stato, gli anni di piombo, è un tempo difficile non solo per la Sardegna, ma per l'Italia e per l'intero Occidente. Dunque quella vicenda calcistica, che poi diventa una vicenda epica, è inserita in un quadro in cui, insomma, è stato un passaggio per una Repubblica che ancora aveva 25 anni, insomma, aveva ancora, diciamo così, un po' di cose malferme messe, ed emerge, secondo me, c'è nel libro come atmosfera quel clima che in Sardegna e in Italia si respirava. E dunque, anche lì, dunque, in una grande storia personale, c'è il racconto della storia d'insieme. Però si vede che ti è piaciuto il libro, perché questa cosa devo almeno, devo almeno far finta. Mi conforta, no, mi conforta. No, ti rispondo subito. Volevo però fare un piccolo accenno a ciò che poi Vittorio ha mollato per dire altre cose molto più interessanti. Ed è l'eolico in Sardegna. Cioè, tu parlavi prima gli incendi, problemi, noi, come sai, io e Sgarbi, come lui dice, il primo lui solo perché è più grande, io il secondo solo perché ha qualche anno in meno sul punto. Io ho una condanna, l'unica della mia vita, presa per l'eolico. In questa atmosfera di pregiudicati. Un articolo sulle eoliche. Era il 2013, sono stato condannato per aver parlato male della tua ex compagna di partito, Claudia Lombardo. Per la vicenda. Sulla vicenda eolica. Ma io la tu quando hai cominciato? Eh? Che anno era? Dice a me. Prima che facessimo quel programma in anni lì, l'anno P3 eolico, 2009-2010. Io ho scoperto Vulpio perché generalmente la mia dialettica è insuperabile, no? Quindi io non faccio parlo così con la mano sinistra. Sabrina, ma come facciamo? No, vado un giorno in Salento per difendere un qualche luogo, che non so quale fosse, Melpignano. Era proprio il luogo Melpignano luogo dove volevano sempre montare eoliche. E prima di me, con i radicali che mi avevano invitato, parla uno che non conoscevo, però cazzo, pieno di energia, di vitalità. Non dico che mi ha messo in difficoltà, dico, ma guarda com'è fresco e giovane questo, a dire le stesse cose che dico, ancora più incazzato, mi è subito piaciuto, quindi siamo diventati amici per quello. Però credo che fossero i 2000 avanzati, io ho cominciato nel 99. Ma noi ci siamo incontrati in quella circostanza scandalosa per il Salento. Ma poi lo hanno fatto, no? O l'hanno fatto? Era il 2009, vi aiuto io, quello era il 2009. 2009. Però già da prima, insomma... Sì, comunque... Tu ovviamente... No, io dico, ho cominciato ancora nel millennio scorso, certo, proprio appena prima parla mi sono incazzato come Don Chisciotte. No? E poi, no, erano antiestetiche anzitutto. Sì, sono... ma questo era per dire così, in maniera un po' scherzosa, come rispondere alla domanda di Anthony sul discorso precedente, come se ne esce, che in Sardegna, la Sardegna è un po' meno della Puglia, un po' meno della Campania, o come la Campania o come la Calabria, e guarda caso solo al di sotto del Garigliano, ormai sono arrivati al lago di Bolsena, sono arrivati anche, ma non è che sulle Dolomiti qualcosa c'è, no? Tu arrivi a Trento e le vedi, ma sono poche. Se dall'aereo tu guardi l'Italia, la Sicilia, perché al sud? Perché in modo particolare al sud? E perché in Sardegna
uno dei tragitti, come nella tua Salemi, dove sei stato sindaco e hai difeso quella strada che porta a Salemi come uno dei più bei percorsi italiani, un altro dei percorsi italiani più belli, forse ancora più bello di quello di Salemi, poi dipende dai gusti, è quello tra Ulassai e Perdas de Fogu, che è uno dei tragitti più belli che si possano vedere dalla Sardegna dall'interno fino al mare, che è assassinata di pale eoliche. E sono quei luoghi in cui Gigi Riva e i sardi, al tempo di Gigi Riva, hanno difeso la Sardegna dalla propensione a farne un grande poligono militare. Cioè 200.000 ettari in Sardegna destinati solo a poligono militare sono una follia, come ha dimostrato in quegli anni, quando Gigi Riva arriva in Sardegna, la rivolta di Pratobello. La rivolta di Pratobello fu una delle rivolte più pacifiche fatte dalle donne sarde, che tutti immaginano con il burka, talebane, non c'entra proprio niente, la donna sarda è quasi l'esponente di una società matriarcale, quella che storicamente governa la famiglia, governa le cose quando i pastori sono lontani e devono badare alle greggi. Quindi c'è un orgoglio e una consapevolezza di sé in Sardegna che ha portato in quegli anni 5.000 donne ad andare sotto le bocche dei carri armati, delle camionette della polizia, a dire non si tocca Pratobello, siamo ad Orgosolo, e Orgosolo cosa? Terra di banditi, anche lì luoghi comuni. E quindi la storia della Sardegna di quegli anni, anche la Sardegna che scopre di essere la terra del banditismo, ma come? Ancora una volta raccontata con i luoghi comuni, non raccontata come per esempio secondo quella che secondo me è la più grande indagine sociale fatta in Sardegna da Franco Cagnetta Campione, che si intitola Banditi ad Orgosolo. Il film di De Seta viene 6 anni dopo, ma il lavoro di Franco Cagnetta Campione è meraviglioso, tant'è che costò a chi lo pubblicò per primo, a Moravia, alla rivista Nuovi Argomenti, Querele, Scelba ancora una volta fra i coglioni, è sempre stato fra i coglioni Scelba della storia italiana in una maniera indicibile in Sicilia, in Sardegna. Ecco, quindi quando Gigi Riva arriva trova questa Sardegna e pensa che il banditismo sardo sia come dire, la versione dei sequestratori di persona di Graziano Messina, non era quello il banditismo sardo. Il banditismo sardo è un fenomeno sociale di gente, scrive Cagnetta Campione, che viveva in un certo modo e che viveva all'inferno e che quindi non aveva altra alternativa che quella di darsi alla latitanza quando appunto le greggi venivano rubate, i pascoli, le foreste, i pascoli bruciati. E insomma, in questo il salto che si fa, per concludere sulla tua sollecitazione, alla tua domanda, è enorme. Perché l'immagine che tutti forse voi avrete visto del pastore sardo che segue la partita alla radiolina ancora transistor, perché tifa Cagliari e spera che il Cagliari vinca, perché se vince lo scudetto il Cagliari vince l'intera regione, l'intera comunità sarda, tant'è vero che poi Gianni Brera scrive felicemente quando il Cagliari vince lo scudetto, è in quel momento che la Sardegna entra nella storia d'Italia. È un'iperbole, ma è meravigliosamente azzeccato. Beh, c'è anche una società nella quale il 70 è l'anno dello Statuto dei Lavoratori, scusate, e i giornali sportivi titolano in quel momento, i giornali sportivi non titolano il Cagliari campione d'Italia, titolano Cagliari campione d'Italia, senza l'articolo, la Sardegna campione. Quindi era automaticamente, istintivamente avvertita come una cosa di un'intera comunità, ma in quell'anno viene approvato lo Statuto dei Lavoratori dal Parlamento italiano e quindi come il Cagliari diventa campione d'Italia, l'Avanti, giornale storico del Partito Socialista Italiano, titola lo Statuto dei Lavoratori entra nella Costituzione, entra nelle fabbriche e chi lo vota? Lo votano i socialisti, lo votano i repubblicani, lo votano i liberali, non lo votano i comunisti e il Movimento Sociale Italiano. Quella cosa lì di cui si fa scempio,
si è continuato a fare scempio, come si è fatto scempio della Costituzione. Per cui oggi trovi Meloni che difende la Costituzione, accusata di essere l'erede del fascismo, e una sinistra che non c'è, dicevamo oggi, che la Costituzione e i diritti del lavoro li ha persi per strada, li ha rinnegati addirittura. Anche questo è un dato molto importante. E in quel momento, il 1970, è anche l'anno dello scudetto del Cagliari, dello statuto dei lavoratori, dello scudetto del Cagliari e della legge sul divorzio, poi confermata in un referendum, ma la legge in Parlamento, tra svenimenti di deputati, è una legge che passa. E chi è contro quella legge di nuovo? I democristiani di Fanfani, i comunisti che non dovevano offendere, come dire, la sensibilità cattolica del popolo italiano, ma i liberali, i socialisti, i repubblicani, e insomma, Loris Fortuna, infatti la legge di Pietro Scopro, quindi... Ed è un grande passo avanti per l'Italia. Beh, cosa c'entra con Gigi Riva? Tutto, perché Gigi Riva si innamora di una donna di Cagliari che ha un bambino, che è sposata e viene denunciata per adulterio, perché l'adulterio era ancora reato. E Gigi Riva, poi con questa donna, due figli, e quando va al mondiale del 1970 in Messico, viene accusato nelle prime partite di rendere poco perché passa il tempo con il fuso orario di notte a telefono con la donna che ama e con la donna che poi appunto gli darà due figli. Allora torniamo al biografismo e alla biografia, quanto è importante per quello che fanno o non fanno gli artisti, i grandi, e Gigi Riva è un grande nel suo ambito. E davvero un po' tutto si lega, e questa Sardegna è quella che poi vive queste cose non in maniera chiusa, ma in maniera più aperta del resto d'Italia. Questo lo si vede sia da come va il voto del divorzio, la rivolta di Pratobello, ma si vede anche da che cosa? Dal fatto che Gigi Riva dice di no al re d'Italia, e il re d'Italia in quel momento è Gianni Agnelli, che lo vuole alla Juventus, e Gigi Riva dice pubblicamente in una delle rare interviste: io non sono un tuo capriccio, tu ti puoi scopare la Guerritore, tu ti puoi scopare il mondo, puoi convocarle con uno schiocco delle dita sul tuo yacht, tu puoi fare quel cazzo che vuoi, Gianni Agnelli, ma io non vengo a giocare con la Juve. Scusate, se non è un eroe omerico questo qui. La frase è: io non sono in vendita. E non sono, ad Agnelli rivolta è ancora più precisa, non sono un tuo capriccio. Questo è Quando Gigi Riva Tornerà, di Piras, è bellissimo. Maras. Bravo, sì, Mara, scusa, è bravissimo Santino Carta. Quando Gigi Riva tornerà, non ci troveranno ancora qua, con la vita in fallo laterale e il sorriso fermo un po' a metà. Tornerà la voglia di sognare, quando Gigi Riva tornerà. Quando Gigi Riva tornerà, torneremo tutti in Serie A, dopo tanti calci di rigore troveremo insieme l'umiltà per ricominciare con più cuore. Quando Gigi Riva tornerà, crescerà la solidarietà, ci sarà un po' più di umanità e sapremo piangere davvero quando il sogno ci confermerà che non passerà più lo straniero. Quando Gigi Riva tornerà. Questa, se fosse una platea vera, la canterebbe tutta. Platea. Su, 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 come gli alpini, niente più paura ormai ci fa. Su, 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 che siamo i primi.
insieme verso il sole, tutti insieme verso il sole. Quando Gigi Riva tornerà, la partita ricomincerà. Grideremo insieme Italia, Italia, e patetico non sembrerà. Stretti in questo sogno che ci ammalia, quando Gigi Riva tornerà. Una grande festa si farà. Ecco, non è una canzone sportiva, è una canzone di riscatto, perché Gigi Riva, come poi fa Vulpio, il più grande cantautore sardo vivente, Piero Marras, lo eleva a simbolo di riscatto di un'intera società e dice: non è solo una storia degli anni 70, può essere anche una storia di oggi. Ci vuole un Gigi Riva che ci porti tutti sulle sue spalle, ci indichi la strada per tornare. L'uomo dei no, Vittorio, Gigi Riva ha detto no ad Agnelli, ma anche Angelo mi sollecitava a questa suggestione, è un po' il filo rosso che unisce le figure di Caravaggio, Modigliani e Gigi Riva, la capacità di dire no e anche di essere anticonformisti. E chi l'avrebbe detto che avremmo trovato dei temi così concordi? Io stavo pensando invece... No, anzi, cioè, arriva Muroni, un coglione da Tresnuraghe, sai che cazzo? No, questo devo dire, ragazzi, questo non l'ha mai detto. Posso dirti che quando Carta mi ha chiamato, è molto ossequioso e rispettoso delle gerarchie, essendo io il suo generale, mi ha detto: ma c'è questo Muroni che viene, ma secondo te lo facciamo parlare? Dico: parlare, o lo guardiamo come un ospite? Dico: ma no, perché lui avrebbe anche un libro, per libri sono 120.000 parole. Ma dico, secondo me è bene che parli, no? E poi avrai capito che io ero così contento del tuo tema che ho voluto integrarlo con il canto del pastore, quindi io sono il tuo principale complice. Invece il comandante, insomma il subcomandante, il subcomandante... Rema contro. Rema contro te perché sei sardo, capisci? Ha un rispetto mio perché io sono continentale, insomma, invece te ti considera un... Comunque, detto questo, io ti voglio bene. E devo dire... che riguardando le cose da un punto di vista così avanzato della vita, non sono poi così sicuro di aver fatto bene a sostenere il divorzio. Cioè, io non me ne sono fatto niente, perché per una persona intelligente l'unico modo per essere contro il divorzio è essere contro il matrimonio. Cioè, basta non so, perché cazzo si deve sposare? Cioè, quale sarebbe il vantaggio? Cioè, la mia generazione ha vissuto, io ho cominciato ad avere, come dire, attività seduttive nel 69, era appena cominciato... Sardegna, tra l'altro, sì, confine. Sardegna. E invece mio padre ha vissuto, come il povero Berlusconi, il coprifuoco, cioè nel 54, uno nato nel 36, 18 anni, alle 19 di sera non vedeva più nessuna ragazza, doveva trovarne una, altrimenti cosa faceva? Quindi tu pensa a quel mondo, ma la mia generazione, insomma, che bisogno aveva di sposarsi? Per cui abbiamo combattuto per questo divorzio, insomma. Io poi sono anche contro l'aborto, perché quando viene una ragazza da me, perché io non uso il preservativo, no, notoriamente, e la ragazza dice: sono incinta, come è capitato, io dico: scusa, no, perché se vuoi posso rinunciare, dico: tu butti via un figlio di Sgarbi, con quello che vale. Casomai lo possiamo vendere. Vendiamo figli. Poi viene venuto il miglior offerente che sono io. Cioè, io ho fatto tre figli così. Cioè, quindi voglio dire, in questa mia logica, cosa serve l'aborto? Cioè, ti pare che uno, io poi sono nichilista assoluto, non avrei fatto figli. Avrei fatto figli, nella mia visione, secondo l'ordine di mio padre, cioè un matrimonio cattolico, in chiesa, come l'ergastolo, no? Però non l'ho fatto e quindi sono nati come per caso questi ragazzi, questi trovatelli, no? Dopodiché li ho adottati e penso che faccio dei figli così bizzarri che una che è di origine albanese fa la Bocconi, l'altra invece non è mai andata a scuola, si è sempre collegata col computer, alla CEPU, eccetera, eccetera, e le hanno proposto di andare al Grande Fratello. Sai cosa ha risposto? No. Pensa che tutti i ragazzi andrebbero al Grande Fratello? Lei è così stronza che non ci vuole andare. Io devo dire, scusa, vai, come arriva la Juventus, vedi, c'è un altro tutto no, il mondo di strage, anche la figlia di Sga. Anche la figlia. Detto questo, comunque, volevo dire che pensavo, mentre sentivo, a come è ben scritto il libro di Longoni, perché mette, cioè, quando uno scrive di Modigliani, cioè, tutti i saggi, sapete che se uno volesse scrivere un saggio su Van Gogh, si metterebbe tutta la vita a leggere quello che hanno scritto su Van Gogh, tanto è stato scritto, quindi su Modigliani quasi. Allora, scrivere di Modigliani come se parlasse della propria vita, con la quotidianità, con una narrazione così
colloquiale legata, e a un certo punto facendo parlare anche i protagonisti, come la donna che lui ha amato, che è Jeanne Buterin, la quale dice in prima voce, con lui che la interpreta, essere giovani è una disgrazia, non si può pretendere attenzione o considerazione da nessuno, essere troppo giovani come lo sono io, poco più di una bambina, è peggio ancora. Allora questa così strana interpretazione della giovinezza, che è il momento del mito, della favola, della bellezza per tutti, mi fa pensare a un autore che era molto amato da Sartre, che io leggevo da ragazzo, che si chiama Paul Nézan, il quale nel 39, in Aden Arabia, scrive questa frase indimenticabile: avevo 20 anni, non permetterò a nessuno di dire che questa era la più bella età della vita. Perché in effetti, diciamo, uno ha 20 anni, specialmente poi oggi, è circondato da un mondo misterioso in cui cercano sempre di non fargli fare nulla. Si arriva, noi cominciamo ad avere successo a un certo punto della vita, chi ha successo poi perché? Quindi è molto meglio avere 70 anni che 20. Poi hai il difetto che c'hai la morte davanti, è vero, però tu pensa se io potessi avere 20 anni e la notorietà che ho adesso. Invece il giovane cerca un successo che gli è lontano, gli scappa. Il coraggio di dire che quei 20 anni sono un momento di ansia e di malinconia, lui l'ha detto, un pensatore molto, peraltro molto giovane, e lo dice attribuendolo alla donna di Morigliani. E quindi tu leggi il libro come se ti raccontasse qualcosa che non è di un personaggio eccezionale, ma di un uomo che ha vissuto una sua esistenza con incroci di momenti positivi, di momenti negativi, ma una vita semplice. Poi da questa vita semplice è uscita un'opera meravigliosa, che è quella che dà delizia a chi la vede. Però sono convinto che molti che amano Modigliani amano più la sua vita delle sue opere, o perlomeno sentono in quella vita qualcosa che ha a che fare con la propria esistenza infelice. Insomma. Quindi, da questo punto di vista, quello che noi abbiamo fatto questa sera, di mettere insieme appunto Modigliani, Riva e Caravaggio, è di aver parlato di personalità in cui c'è qualcosa di tremendo, da cui esce un'immagine assoluta di forza, di bellezza, di gloria, di eroismo. Cioè che in fondo la sofferenza è utile alla creazione. Pensa Leopardi fosse stato felice. Pensa che noi dobbiamo coltivare l'infelicità. Ma questa abbiamo parlato di questi tre, ma ci è mancato il personaggio abituale delle nostre conversazioni pubbliche, che è Cossiga, ma lo faremo l'anno prossimo. Sì. Angelo. No, è verissimo. Cioè, questa cosa, questa considerazione di Vittorio mi trova completamente d'accordo. E infatti, io non conoscevo bene la vita di Riva e non sapevo che avesse perso metà della famiglia da ragazzino. Caravaggio perde il padre e il nonno a causa della peste, e Modigliani perde il padre non perché muore, ma perché è in Sardegna. È in Sardegna a curare i propri interessi di alcune miniere della Sardegna, in cui insomma, la famiglia Modigliani da parte di padre erano benestanti, anche se un po' incolti e grossolani, mentre dalla parte della madre erano molto colti, eccetera. Però alla base di questi tre personaggi troviamo una sorta di abbandono o di semi-abbandono, perché comunque Caravaggio una madre l'ha avuta ed è rimasta per un po' al suo fianco, poi l'ha mandato a Milano. E Riva, mi dicevi oggi, ha avuto una sorella che se ne è occupata. La mamma di Amedeo era veramente una donna straordinaria e l'ha curato in tutti i modi finché poi lui se n'è andato a Parigi. Quindi diciamo che le tre vite sono segnate da degli abbandoni o delle mancanze. Quindi sicuramente la sofferenza, il disagio e comunque il dolore generano occasioni di creatività, e questo credo che sia innegabile, perché l'allegria, lo star bene e non avere problemi sicuramente non induce alla creatività, insomma, questo in generale. Poi
ci saranno delle eccezioni. Vittorio, troviamo una conclusione a questa serata, a questo colloquio? Beh, adesso non so se Carta abbia provveduto, ma io ho 192 immagini che ci consentono di continuare questo agilmente dialogo anche fino alle 2, agilmente, direi. Alle 2:15, per cui è previsto che quindi, no, vi farò vedere qualche quadro, perché io avrei volentieri invitato di occuparmi di Caravaggio, come ho cercato di invitare di occuparmi di Raffaello, di Leonardo, di Modigliani. Con questo Caravaggio è però inevitabile, perché comunque, anche se così glorioso, ci ha messo molto per diventare tale, è stato ritrovato soltanto nel 1951, quindi più o meno la mia età. Quando i miei genitori, che si erano sposati nel 1950 per avere un figlio che si chiama Vittorio, e faccio fatica a dirlo ai miei genitori che sono morti, ma hanno trombato molto perché io non volevo nascere, quindi loro dal 50 al 51 e mezzo hanno insistito perché... E a un certo punto mia madre è rimasta incinta, dopo, diciamo, 2 anni e mezzo, 1 anno e mezzo. E io, che stavo così bene lì in quel posto, così, quella dimensione così calda, non volevo uscire. Mi hanno tirato fuori col forci, perché generalmente fa diventare difficile. Spiegato tutto adesso. Sì, sono uscito così, poi sono arrivato della vita, ho visto questa vita di merda, ho detto, ma guarda, voglio tornare indietro. E quindi ho cercato tutta la vita di tornare lì da dove ero uscito, no? È tutta la vita che io cerco di fare queste penetrazioni, che sono puramente simboliche. Se è una scusa. Se è una scusa, no, io volevo tornare. Il trauma, la nascita. Facevo degli scioperi, io facevo scioperi, mi buttavo per terra. Poi ho fatto due invenzioni, una... sapete, c'è stata Tangentopoli, è nata quando mia madre avevamo la casa, bella casa, che adesso è la fondazione che mia sorella ha fatto, e la farmacia attaccata. Io devo dire, bambino ero bellissimo, e tutte le signore che venivano in farmacia mi baciavano. Io sono stato baciato fin da bambino, ero proprio baciatissimo, c'era la poliomielite. Mia madre, che era una stronza nefasta, mi immergeva nell'alcol per impedirmi di prendere i famosi contagi, la poliomielite, i bacilli. Io venivo immerso nell'alcol denaturato, perché io non bevo, perché sono stato costretto... Allora, per evitare che lei mi continuasse a disinfettare, per liberarmi da tutti questi baci rossi che avevo sulle guance, mi mettevo per terra e camminavo a quattro zampe, così facevo, no? Appoggiavo questa parte delle mani, no? Allora, quando arrivava la stronza con l'alcol, io facevo mani pulite, mani pulite. È nato così, mani pulite, no? È nato così. Questa la prima. La seconda invece è questa. Sempre mia madre era convinta, aveva fatto questo figlio così faticosamente, e quindi aveva riposto molte speranze in lui. E lui, so cosa facciano i bambini, io non li ho mai visti, i miei figli li ho visti pochissimo, 2 o 3 volte, mi vogliono moltissimo, sono venuti benissimo perché non hanno avuto un padre che li disturbava, quindi sono tutti contenti, mio figlio mi chiama genitore, insomma io quindi comunque, lei riponeva molte speranze, guarda, rompi i coglioni, mia madre, una spaccia, una... E allora io avevo deciso di ribellarmi a mia madre stando zitto. E io non ho letto una sola parola, sapete come sono facondo, fino a 2 anni e mezzo. Mia madre mi guardava e diceva, ma questo è un deficiente. Ma tutti i bambini dicono delle parole, come dicono questi bambini di merda, queste parole grottesche. Io zitto, dicevo, vuoi parlare? Mi diceva che è brutto stronzo, secondo me, non capivo. Io zitto, guardavo sfidandola, zitto. Verso 2 anni e 6 mesi mi sono erto su me stesso e ho detto, mamma, voglio andare al castello di Ferrara. Così come lo dico adesso, è rimasta senza parole, dice, ma come, non sei cretino come pensavo, no, dico, sono io, sono Vittorio. E da quel momento è cominciato il mio mito, verso 2 anni e mezzo, ma lei mi ha guardato per noi e diceva, pensa, potevo fare a meno di fare questo stronzetto malcacato che non parla, parlano tutti, lui non parla, questo stronzo. Vabbè, detto questo, non so cosa c'entra con Caravaggio, però, insomma, però, Caravaggio... L'avrei evitato volentieri, così come Michelangelo, Leonardo. Poi, facendo il critico d'arte, dicevo continuamente telefonate, uno c'ha un Leonardo, uno c'ha un Raffaello, c'ha solo, mai che abbiano un pittore normale, sempre questi... E quindi Caravaggio, devo dire, è stato... Non è così frequente, ci sono sempre persone che ti chiamano che hanno 2 o 3 Caravaggio, anche 3 o 4. Però è tipico dei critici. Un critico che non ha scoperto almeno un Caravaggio è un poveretto.
E quindi c'è uno che lo faceva il restauratore, che ha, a un certo punto ve lo faccio vedere, è stato chiamato a Dublino nel 1989, ha guardato un quadro che era lì, sporco, nero, lo ha pulito e ha detto è Caravaggio. È diventato famoso solo per tutta la sua vita, poi è morto poverino, cioè ha fatto solo questa cosa, ha fatto altro. Sergio Benedetti, vi faccio vedere però cosa ha aggiunto al mondo, perché il dipinto è veramente degno di ogni considerazione, è la cattura di Cristo, il numero 78. Fino al 90 non esisteva, e quindi immaginate un pittore che non esiste fino al 51. Poi 15 dipinti, il libro li racconta, da questo il primo che l'ha scoperto, che è Roberto Longhi, che era il professore di mio zio, ma anche di Bassani, l'autore del Giardino dei Finzi Contini, ma anche di Bertolucci, il grande poeta e padre di Bernardo, e poi di Antonio Rinaldi, che era un poeta sofisticato, di Franco Giovannelli e soprattutto di Pasolini, che compirà il prossimo anno 100 anni. Quale era lì e sentiva questo professore che non parlava di Giotto, di Michelangelo, parlava di un pittore molto strano che nasceva in quel momento, era il 1940. E lì nasce la mia idea che Pasolini abbia testimoniato in favore di Caravaggio, non solo quindi con il vantaggio di un grande critico che si chiama Roberto Longhi, che aveva un'intelligenza e una capacità di capire che superava quella di molti, tutti gli altri critici, ma avendo, seducente com'era, questi allievi, ha inseminato in questo bambinotto diciottenne che nel 40 stava nell'aula che anch'io ho frequentato all'università dal 70 al 74, allievo del primo allievo di Longhi, che si chiamava Francesco Arcangeli, personaggio straordinario anche lui, un matto meraviglioso, ma non ve ne racconto perché quella è un'altra vita di pazzi. E era lì davanti Pasolini e vedeva questo qua e secondo me gli è nato nel cervello un transfer e ha pensato di essere Caravaggio. Io sono assolutamente convinto di questo, che è quello che ha basato i miei studi sul piano quasi di psicologia dell'arte, quando ormai mi ero rassegnato a non scoprire un Caravaggio nuovo. Dico, tutti scoprono un Caravaggio, io niente, sono proprio come Calimero. E ho scoperto tante cose, anche cose che ritengo importanti comunque, da Carpaccio a Nicolò dell'Arca, ho fatto Tintoretto, però niente, Caravaggio niente, non l'ho mai scoperto. Questa volta ne ho scoperto uno di cui racconterò brevemente, ma quello che avevo scoperto prima di tutti, circa 35 anni fa in un articolo su Sole 24 Ore, era l'identità fra Caravaggio e Pasolini, la quale ovviamente ho raccontato sul piano di teoria generale. Questa volta in un libro parallelo a quello che questa sera presentiamo, che è Ecce Caravaggio, si chiama Il punto di vista del cavallo, ho fatto una serie di accostamenti che sono presentati qui in modo molto efficace perché mi fanno intendere che quello che ho detto di Pasolini è dimostrato in modo assolutamente palmare. Cioè Pasolini, come voi sapete, Caravaggio con i problemi di famiglia, probabilmente sarà stato un mezzo delinquente, sta fino a 25 anni a Milano e non conosciamo nessuna opera di questo autore milanese, nulla. Però io sono certo, ne ho fatto anche una mostra a Milano anni fa, che ha visto tutto, era curiosissimo, non avendo voglia di lavorare, probabilmente andava in giro, andava in Valcamonica, andava a Cremona, andava a Ferrara, andava a... e ha visto di tutto, Lorenzo Lotto, Moretto da Brescia, Savoldo, tutti i pittori non molto conosciuti, poi è arrivato Tintoretto, Giorgione, Leonardo, cioè ha guardato come un forsennato e ha elaborato una sintesi di quello che aveva visto. Questa sintesi scoppia in un dipinto che vi faccio vedere, che piace molto a Sabrina, perché è un dipinto assolutamente unico, che è La fuga in Egitto, numero... Ma che sa questo cazzo di leggo qua? Questo fuga in Egitto, dove sarà? Eccolo qua, numero 17. È proprio un riposo. Fuga in Egitto, sapete, è un viaggio in cui per scappare da Erode, bravissimo personaggio, Erode, meraviglioso, un mio riferimento naturale, con i bambini che strillano, lui che voleva ucciderli tutti, insomma, a un certo punto quello che voleva uccidere scappa. E scappa per andare in Egitto con un asino. Ora, voi sapete bene che l'avventura esistenziale di Giuseppe è un po' una sfiga. Cioè lui si decide di sposare questa bella ragazza che era come Sabrina e che era vergine, e vergine rimarrà, per cui non ha mai visto figa, lui proprio non l'ha vista il povero San Giuseppe. Ha messo una verga al tempio e la sua verga è fiorita, è un simbolo, verga fiorita ma poco attiva, per cui decide di sposare la Madonna e poi parte, niente, sta sempre a piedi con l'asino su cui è quell'altra, sta sempre nell'angolo, proprio come Calimero. Invece Caravaggio prova simpatia per Giuseppe,
che è anche il nome di mio padre. E allora dice, sai che questa Madonna mi ha rotto i coglioni. E fa la prima fuga in Egitto, che vedete qua, in cui il protagonista è San Giuseppe. Non era mai capitato prima. Se prendete da Giotto in avanti, che ha fatto una meravigliosa fuga in Egitto, poi l'ha fatta chiunque, Carpaccio, c'è sempre la Madonna e questo poveretto che tira l'asino a piedi, lui cammina a piedi, poveretto, e lei sempre sul cavallo, sull'asino. A un certo punto qui invece si fermano. L'asino dice finalmente è scesa questa rompicoglioni e la Madonna si mette in un angolino e si addormenta. È lì. Il quadro è particolarmente bello perché è indubbio che sia il primo quadro di Caravaggio intorno al 1595, questione filologica. Io lo capisco perché si sente un'aria veneta, si sente la pittura di Savoldo, la pittura di Lorenzo Lotto, la pittura di Dosso Dossi, c'è questo paesaggio padano, c'è ancora un argine su cui lei si ferma lì e dietro c'è quel bellissimo paesaggio. Naturalmente, siccome è stanca, si addormenta. E nessuno è capace di dipingere gli addormentati come Caravaggio. Caravaggio, viene uno che dorme, lo lascia dormire. San Giuseppe si guarda intorno e dice, quella lì si è addormentata, lascia fare a me. L'angelo, che normalmente è uno che vola in aria e sta lì e comincia a guidare verso quale meta, invece diventa il protagonista assoluto. Come vedete è una bellissima figa. È a metà strada fra Belen e un trans. E lì è un ragazzo di strada, tutto bello con le sue belle cosce, le sue belle caviglie, bellissimo, quasi come Eleonora Ivone, ma sappiamo se è maschio o femmina, con tutti quei capelli ricciolini, bellissimi, che è un ragazzo di strada che lui ha visto, io immagino, è incerto se l'abbia dipinto, come io credo, già ancora nel nord, e poi l'ha portato con sé per far vedere quanto era bravo, oppure il primo quadro che ha fatto quando è arrivato, con la nostalgia delle terre che mai più avrebbe visto, le terre padane, il Po, tutto questo mondo meraviglioso che lui sente e che rappresenta là dietro. Allora vede questo ragazzo, gli monta due ali proprio posticce, e si vede San Giuseppe che lo guarda e dice guarda com'è bella questa ragazza, questo ragazzo, sono pronto a fare qualunque cosa, farò il suo leggio. Si mette così e fa il leggio e, approfittando del fatto che la Madonna dorme, le fa un corno e non vede l'ora di stare con l'angelo. È il primo dipinto in cui finalmente questo povero San Giuseppe, questo povero maschio, è protagonista e lei sta nell'angolo, non rompe i coglioni e dorme. Per capire che si tratta di cosa erotica ci voleva solo Caravaggio, perché se voi guardate l'immagine numero 18 vedete un particolare. Tipico è di chi cerca di avvicinarsi a una donna essere un po' imbranato. Come sei imbranato? Quando hai un problema nel camminare, guardate come sono i piedini di San Giuseppe. Sono così, mamma mia, che brivido, guarda che razza. È così, cerca proprio di farsela in tutti i modi, guardate i piedini. Dai piedini, ora solo un genio poteva dipingere i piedini di Caravaggio, mettere nell'angolo la Madonna che rompe i coglioni e far vedere protagonista San Giuseppe, ma non solo, ma mettere in primo piano uno che non c'entra un cazzo, perché l'angelo cosa c'entra con la fuga in Egitto? Normalmente deve starsene lì in alto, non rompere le palle, ma no, protagonista assoluto, questo bel ragazzo che è lì, quei bei ragazzi saranno la sua ossessione. Lui arriva a Roma e comincia a vedere dei ragazzi, che fosse anche un po' omosessuale è augurabile, perché sapete che è meglio essere bisessuale che un sol sessuale, cioè ti piace tutto, insomma, quindi è meglio. Un solo sessuale. Quindi lui era sicuramente bisessuale. L'altro invece cosa fa? Sale da Bologna, si laurea e va a Casarsa. Vede questi ragazzini bellissimi di 14-15 anni, anche lui li guarda, e nel 49 viene beccato in un prato mentre masturba questi due ragazzi, viene subito denunciato, processo, tipo il processo Rubi, no? Le ragazze avevano, appunto, i ragazzi avevano 14-15 anni, età insidiosa, però stavano lì. È stato assolto, perché all'epoca non c'era la legge Rubi, che responsabilizza l'adulto, e loro erano consenzienti, li ha pagati. Naturalmente questa cosa, diciamo, dal punto di vista penale è andata bene, si arriva al processo del 51, però la morale era un po' diversa, quindi lo cacciano dal Partito Comunista per indegnità e il popolo lo guardava come se fosse un pervertito e lui con la mamma di notte scappa a Roma. Siamo nel 51, guarda caso, lo stesso anno in cui Longhi fa la mostra nel 51 di Caravaggio a Milano. E nel 51 lui arriva ed è felice, cioè un po' povero, però vede questi ragazzi, questi bellissimi ragazzi, e nessuno gli rompe il cazzo, perché chi sta, non mica è Casarsa, nessuno sa se lo prende di qua, se lo prende di là, se lo mette di su, se lo mette di giù, e comincia a vivere la sua vita, che tutti conosciamo, che l'ha portato alla morte finale, come il dottor Jekyll e Mr. Hyde, ha dei pensieri meravigliosi, ma di sera si mette i Ray-Ban,
si mette un giubbotto così di pelle, tra una bella e va a battere e paga, bellissimo. Certo, prostituzione minorile, tutto questo mondo meraviglioso, che però non cambia che lui sia un genio, che sia anzi l'unico pensatore, è morto nel 75. Pensate, Moravia non lo conosce più nessuno, è completamente dimenticato. Pasolini è sempre di moda. Questa sua vita, che è un chiaroscuro di vita libera, di sessualità libera e anche di grandi pensieri, anche molto originali, diventa il modo con cui lui sceglie i suoi personaggi misurandoli sui personaggi di Caravaggio. Guardate, immagine numero 10, partiamo di qua, il fanciullo col cesto di frutta, è l'opera chiave della giovinezza di Caravaggio, la seconda opera dopo la bellissima fuga in Egitto, in cui lui teorizza una cosa che dice al Cardinal del Monte: per me la stessa fatica è dipingere una figura, vedete i volti come sono belli, i volti sono l'anima, pensate a quello che diceva degli occhi Dante, che dipingere delle cose, cioè delle pere, delle mele, per cui stessa cosa, lui dipinge il cesto con un impegno quasi superiore, al punto tale che poi arriverà nel numero 23 a fare un cesto da solo, bellissimo, che è la più bella natura morta di tutti i tempi, perché non è una natura morta vera, è una metafora della fragilità della vita, vedete che sono le foglie secche, quest'aria, le mele marce, cioè lui rappresenta il tempo che corrompe la bellezza delle cose, quindi è un'allegoria, ma è da sta da sola e parla da sola, la prima natura morta che parla da sola, ma già parlava quando era in braccio del numero 10. Ma che ti fa questo ragazzo? Ti dice: volete un po' di frutta? Ecco la frutta, ma ci sono anch'io, se volete potete avere anche me, eccolo qua. E quella faccia con cui lui ti chiama alla seduzione è identica a quella di Ninetto Davoli, la stessa faccia da personaggio che gode di un piacere che è quello della bellezza del suo volto, della sua vita, i capelli ricci. Ieri sera, per esempio, l'amico Listri, che ha avuto la fotografia a 20 anni, dovete vederlo, il ragazzo era perfettamente pasoliniano, Pasolini gli ha regalato anche un inedito, tanto gli piacevano i ragazzi. Però a un certo punto lui va avanti e dice: beh, io però devo dipingere la realtà. Lui è il pittore della realtà, la realtà è la sua vita. Nessun pittore aveva mai dipinto la realtà. Quindi non solo dipinge personaggi che non sono nessuno, ragazzi di strada, borgatari, ma come si chiamano? Ragazzi di vita. E cosa scrive Pasolini nel 51? Ragazzi di vita. Guarda caso, e andando avanti Pasolini cerca, Caravaggio cerca non soltanto i ragazzi belli, ma anche i ragazzi un po' malaticci. Guardiamo allora il numero 11, il Bacchino malato. Chi è questo ragazzo? È lo stesso Caravaggio, che però vedete ha la pelle grigia, le labbra viola, come se avesse l'AIDS. Anche la frutta è un po' di meno, c'ha un'aria proprio, però lo traveste da Bacco, e vedete che è uguale a Franco Citti, con l'aria patibolare, sofferente. Quindi anche nella scelta di quest'altro tipo vedete che continua a cercare un personaggio che trova, e quando fa il gruppo, i musici, Caravaggio, numero 14, capolavoro del Metropolitan, fa quattro ragazzi che col cavolo che sono musici, sono quattro ragazzi che aspettano, che dei marchettari propri stanno lì a battere, uno assomiglia a Malgioglio giovane, l'altro somiglia a Fabrizio Corona, sono lì pronti, appena viene uno lo freghiamo noi. Guardate il gruppo dei ragazzi di Pasolini, è uguale. Ci sono Franco Citti, Pasolini, il nostro Ninetto Davoli e uno che si chiama Garofalo. Identici. Non solo, ma poi volete vederne un altro che vi dice: ma insomma, come sono bello io, numero 13, il suonatore di liuto, tutto bello con la permanente, un nastrino bianco e... Non solo è accattivante, allettante, erotico, solo questo ha dipinto per 3 anni, ha dipinto solo bei ragazzi, ragazzi di strada, ragazzi che probabilmente avranno anche avuto commerci con i potenti che erano in quel momento vicini a lui o a cui lui si avvicinava. E anche qui dimostra quello che vi ho già fatto vedere, dipinge strumenti musicali, spartito, liuto, fiori e frutta, con un'evidenza straordinaria, hanno la stessa importanza che hanno nelle figure umane o i personaggi. Uno solo, il primo, che nessuno se non io sa, ha capito Caravaggio, prima di Longhi, prima dei Grilli, c'è stato un formidabile fotografo che è stato riscoperto negli anni 70 da Lucio Amelio, e c'ero anch'io in quel momento a Spoleto, si chiama Von Gleden. Von Gleden era un fotografo
un barone tedesco che voleva incularsi dei ragazzini, cosa peraltro molto diffusa, però faceva un po' fatica a trovarli in Germania, sono tutti un po' rigidi. Allora andava a Taormina. Taormina e Capri sono diventate delle sedi meravigliose rispetto a Castellabate, perché c'era la libertà sessuale, c'era questi pescatori o figli di pescatori che andavano a letto con Fogler, venivano pagati, poi li metteva in posa, bacco, bacchino, satirino, ed è una serie di fotografie meravigliose che, scattate fra fine 800 e primi 900, sono tutte derivate dal ragazzo del cesto di frutta. È il primo che ha capito Caravaggio, e non era un critico, era un fotografo. Ma per andare avanti in questa diciamo rappresentazione, vi faccio vedere alcune delle opere prima di arrivare a quello della scoperta. Lui è pittore della realtà, definizione meravigliosa di Longhi, ma in realtà nella mia interpretazione ulteriore è l'inventore della fotografia. Cioè, come fa a essere inventore della fotografia? Perché la realtà è tale quando tu la rappresenti così com'è. Allora, tutti questi ragazzi in posa, bellini, carini, però a un certo punto ne vedete uno che è meno bellino e carino, che è il numero 15. È il ragazzo morso dal ramarro. Anche lui, guardate, c'ha la permanente, c'ha il fiore qui, tutto perfetto, e lì in posa dire eccomi qua, come sono bello. A un certo punto arriva una lucertola, lo morde, e tac, fa così. In quel momento Caravaggio lo vede e gli viene un'intuizione, dice, ma perché devo dipingere uno dicendo rimettiti in posa? Io lo dipingo mentre si muove. È la fotografia, è uno scatto, è il momento decisivo, è quello che dice Cartier-Bresson, ed è un'idea che gli viene in mente facendo un fermo immagine e poi dipingendo per 20 giorni, un mese, è una fotografia, è la prima fotografia della storia. E anche qui c'è la solita natura morta, per dire io faccio un vaso di vetro con l'acqua, poi faccio un po' di pere, però sostanzialmente gli interessa far vedere uno con la bocca storta, con la smorfia sulla fronte, con la spalla fuori, le mani, evidentemente ci voleva poco a rimetterlo in ordine. Perché l'ha fotografato così? Perché aveva prefigurato l'immagine numero 16, che è questa, la più famosa fotografia del Novecento. Il miliziano, cosa capita? Che tu puoi essere in posa mentre spari, in posa mentre sei morto, come tutti i cadaveri delle terribili rappresentazioni dei campi di concentramento, oppure nel momento in cui muori. Questo sta morendo Ichet Nunc, proprio lì qualcuno ha detto che la fotografia è meravigliosa, allarga le braccia e muore. È esattamente la posizione del fanciullo morso dal ramarro. Ma il manifesto di questa poetica è il più celebre quadro di Caravaggio, che è il numero 28, che è quello in cui si vede Saulo caduto da cavallo. E per la prima volta protagonista, ecco il punto di vista del cavallo, non è il personaggio ma è il cavallo. Il cavallo domina, è lì. Il cielo non c'è, tutto tagliato, no, c'è un po' di luce che arriva, ma dove cazzo è Dio? Non c'è. Lui fa così, oh, sono caduto, niente, vaffanculo. Ha perso il dominio del cavallo e il cavallo è protagonista. Voi entrate nella cappella Cerasi e vedete sull'altare maggiore un bellissimo dipinto di Carracci, un grande pittore, tutto bello compostino, con la Madonna che vola, tutti perfetti, gli angeli sotto. E invece dall'altra parte, ma questa è una stalla, c'è un cavallo dentro la chiesa, un genio del male, era perfetto, meraviglioso. E vedete che la storia di questa caduta è una storia di braccia, osserverete le braccia aperte e andrete al numero 16 e vedrete che la chiave della fotografia di Capa è il braccio aperto da cui sta cadendo il fucile. Quindi è la stessa cosa, solo che questa è 1602, la fotografia è 1936. Lui è riuscito a intuire la sostanza della fotografia, che non è la macchina fotografica, è il cervello che decide di vedere un'immagine nel momento in cui c'è quello che Cartier-Bresson chiamava l'attimo decisivo, cioè quando capita qualcosa per cui la fotografia non è una fotografia in posa. Nadar faceva ritratti come quelli di Raffaello, ma la cosa divertente è beccare uno mentre fa una cosa che non deve fare. Allora, in questa logica, voi avete un Caravaggio che in molte occasioni, intanto è il primo che ha dipinto una persona malata, poi dipinge appunto lo scatto improvviso, poi dipinge un'altra bellissima immagine, un'immagine meravigliosa, uno dei più bei dipinti suoi, sembra un dipinto normale, il numero 20, la Maddalena Penitente, sempre dal principe di Doria Panfili, che ha questi due capolavori, La fuga in Egitto e questo, li vedete una ragazza, questa volta non è un uomo, è una ragazza purtroppo, una ragazza presa per strada, che lui mette in un cortile. Dice, beh, devi fare la Maddalena. Dice, vabbè, che deve fare la Maddalena? Pentirsi. Ah, dice, va bene, allora mi pento. Si mette lì in posa. Lui la veste con un abito molto sontuoso, un damasco, poi mette gioielli, perle, ori, unguenti. A un certo punto questa si rompe i coglioni e si addormenta. Cosa fa un pittore normale? Dice, oh, brutta stronza, ti pago, svegliati. Lui no. La fotografa addormentata.
è la prima Maddalena che dorme. Sta dormendo, vedete benissimo, ha le braccia abbandonate. Poi quando il committente gli dice, scusa, ma dov'è il pentimento? Lui aggiunge una lacrimuccia, è bravissimo perché è un filone, ha aggiunto una lacrimuccia e così questa qui è la Maddalena, è la più grande Maddalena che esista, un capolavoro, non c'è nessun gesto, niente, lei dorme, si è rotta i coglioni e dorme. Ecco, questo è l'inventore della fotografia. Detto questo, arriviamo al nostro tempo, al tempo in cui io sono appunto malato, cioè mi arriva un'immagine da un amico che è il numero 40, è l'immagine della copertina. Allora guardo questo quadro, questo mi dice, c'è uno che vuole comprare questo quadro, vorrebbe una tua perizia, pensa che sia Mattia Preti, dico sì sì, Mattia Preti, vabbè. Nell'arco di 8 secondi dico, questo è Caravaggio, però soffro un po' perché vedi c'è uno stronzo che se lo vuole comprare. Allora io mi metto subito in competizione, faccio una telefonata ai miei assistenti e dopo un'ora e mezza so che il dipinto è in vendita alla Casa d'Aste Ansoregna a Madrid, come opera di Scuola di Ribera, un allievo di Caravaggio, valutato 1.500 euro. Allora io felice dico, ecco, ci siamo. Ma non penso di fare lo studioso, cioè di pubblicare il Caravaggio, faccio quello, acqua in bocca si chiama, sentite. Che dovrebbero sapere tutti, soprattutto gli antiquari. Gli antiquari cominciano a parlare, tantam, uno fa un selfie, ci ho trovato, ma vaffanculo, brutto stronzo. Io continuo a stare zitto, il 7 aprile mi arriva un messaggio di quello che aveva mandato, il dipinto è stato ritirato per eccesso d'offerte, ma vaffanculo. Il dipinto avevo trovato, e loro, tutto questo mondo di poverini, avevano trovato dei finanziamenti fino a 3 milioni di euro, che erano molti, ma c'era un gruppetto che pensando di evitare ogni rischio cercava di comprarlo fuori asta, 600, 700, 800 mila euro, questi coglioni che hanno rovinato tutto, hanno fatto saltare. Ma quando il 7 l'opera è ritirata, io penso che mi resta un'alternativa, cioè quella di far sapere almeno che me ne sono accorto, dopo la prudenza. Avevo trovato un finanziatore fino a 30 milioni di euro, quindi io mi ero ben coperto, l'avrei preso io sicuramente, sarebbe venuto in Italia, perché quello che capita col ritiro è che l'opera viene ritirata perché si allarmano i proprietari e soprattutto lo Stato spagnolo mette il vincolo perché non esca dalla Spagna, che ha una sua logica, visto che è arrivato in Spagna, quello che sappiamo, nel 1657. Però il dipinto è italiano. Dovrebbe stare in Italia, era meglio se lo portavo in Italia io, poi poteva dire, adesso forse andrà al Prado. Comunque in tutto questo capita una cosa senza precedenti, quando tu pubblichi un quadro nel mondo dei critici, intanto molti non sono d'accordo con te. È capitato qualche anno fa nel 19 con una Giuditta Oloferne che hanno cercato di montare ma non sono riusciti, poi hanno fatto finta di venderla, non era, cioè solo due hanno detto che era buono. Questa volta invece io lo dico, pubblico l'articolo l'8 di aprile, il 9 esce la Repubblica, il 10 esce il Messaggero, su internet cominciano a bombardare, esce il País, mi intervista non so quale giornale spagnolo, esce il New York Times, c'è una reazione immediata che poi si moltiplica sui media, per cui in due mesi, raccontati nel libro, tutti i siti, e soprattutto un sito italiano che si chiama About Art on Life, hanno raccontato, e tutta la critica d'arte del mondo ha convenuto che lo fosse. E quindi c'è una cosa strana, è un'attribuzione indiretta in cui il mondo, una volta visto il dipinto, non ha dubbi o incertezze. E quindi di che cosa possiamo dire adesso? Che momento è? È il momento drammatico. Quest'uomo ha fatto due errori, il primo nel 1605, quando aveva cominciato nel numero 32 con la Madonna di Loreto, cioè gli dicono, è divertente, dice, devi fare la Madonna di Loreto, cioè, voi siete tutti cristiani, il cristiano deve credere che la Madonna è vergine, che è risorta col corpo, che tutte queste cose che insomma sono un po' difficili da credere, per cui c'è la fede. Allora uno dei miracoli fondamentali è la Madonna di Loreto. Com'è la Madonna di Loreto? La Madonna di Loreto è la casa di Nazareth che viene sollevata dalle radici, dalle fondamenta, e portata con quattro angeli e cala a Loreto. Bisogna crederci, io ci credo per esempio. Alcuni pensano invece che sono costruita lì, no, è proprio stata. E mentre vola dalla Palestina, la Madonna è sul tetto, come immaginate Eleonora e Ivone, sul tetto che si fa questi 3.000 chilometri contro vento, poi a terra. Caravaggio, quando sente questa storia rappresentata in centinaia di dipinti e illustrazioni e incisioni, dice: col cavolo che io dipingo una stronzata così, la Madonna appollaiata, io la faccio vedere già atterrata. È un'idea, no? Eccola qua, è già atterrata. Già atterrata, e la fa atterrare davanti a casa sua, perché quella è la porta della sua casa in Via dei Prefetti. E la donna non è una Madonna vera, è una puttana che si chiama Lena, che lui si scopava. Allora prende la Madonna,
e mette la sua. Poi dice, serve un bambino di un mese, ma non c'era nessun bambino di un mese, c'erano 5 anni, vedete, è un bambino gigantesco, lei fa così per sostenerlo, perché è troppo pesante, no? Quindi sta sulla porta, scalza, come così, passano 2 pellegrini di Bergamo, perché quelli di Bergamo sono un po' rallentati, no? E allora sono subito pronti a credere, hanno i piedi sporchi e fanno come Pozzetto quando vide la Madonna, eccola qua. E così è nato, la Madonna di Loreto è diventata la Madonna dei Pellegrini, ma non c'è nulla che ha a che fare con il problema del miracolo. Lui al miracolo non credeva. Avendo accettato questo dipinto, lui pensa ormai, perché era passato dai dipinti di soggetti, di ragazzi, di vita, ai soggetti religiosi, e allora ne fa un altro, dice, vorremmo la morte della Vergine. Subito, dice lui, per lui la morte della Vergine vuol dire una donna morta. Quindi normalmente la precedente Madonna l'aveva fatta il meraviglioso Tiziano, che ha fatto l'assunto, e la Madonna quando muore esce dal suo sepolcro, il sepolcro si riempie di fiori, lei sale al cielo col corpo e gli apostoli guardano in alto, ciao, ciao, lei sale, e poi perde la cintola. D'altra parte siete mai accorti che nei santuari Cristo, che è pieno di impegni, non appare mai. Sempre la Madonna, che c'è un cazzo da fare, quindi essendo lì in cielo, fra terra e cielo, tra una nuvola e l'altra, a un certo punto sai che faccio? Vado a Fatima, vado a Loreto, vado a Medjugorje. D'altra parte, quelli che la vedono apparire non sono mai tipo Umberto Eco, tipo Longoni, tipo, ma sono dei pastorelli un po' ignoranti che vedono un po' di fumo. Dice, c'è la Madonna lì, sì, c'è la Madonna lì. Il Papa, che come sapete è ateo, era pochissimo d'accordo su questa cosa, quindi gli ho parlato, dice no, ma il Medjugorje non può essere, stava firmando l'editto, poi gli ho detto guarda che però c'è un sacco di gente che va lì, bisogna rispettare quelli che si chiedono, non ha mai firmato, cioè lui sa benissimo che il Medjugorje è una bufola, quando gli ho detto però guarda se dici che è una bufola Paolo Brosio muore, e lui perché non morisse un uomo ha risparmiato e ha salvato Medjugorje, è così, perché è buono in fondo, umanamente buono, però la Madonna va in giro, appare, allora essendo morto doveva già essere in cielo. Lui dice, sì, vabbè, allora facciamo così. Prendiamo una puttana annegata nel Tevere, la buttiamo su un asse nel mio studio, mettiamo lì una tendaccia rossa, perché sembra una cosa vera, prendiamo 4 mendicanti che guardano, lei non risorge affatto, sta lì con i piedi nudi, e c'è un'altra puttana, che era sua compagna di strada, che piange. Arriva il quadro alla chiesa, dice, è troppo. Che numero è? È troppo. Ah, numero, sì, scusate, perché si vede, numero 33. Cioè, proprio è la più antimorte della Vergine mai vista, cioè non c'è nulla, non c'è nessuna speranza, è morta e basta. Scusa, ma non era la morte della Vergine? Sì, ma cazzo, ma è morta, ma è andata in cielo. Scusate, ma mi avete detto che dovevo fare la morte? E lui si è incazzato, ha litigato con questi, hanno ritirato il quadro, sfiga, e comincia lì a capire che dopo solo trionfi comincia un'aria un po', e un giorno arriva uno stronzo che gli cerca di portare a letto la povera Lena e lui lo uccide, cosa lecita, farebbe anche, se uno tentasse Eleonoro lo farebbe anche Angelo, cioè uccidere chi rompe i coglioni è un diritto minimo, no? E si chiama diritto d'onore, adesso non c'è più, ma insomma valeva allora. E quindi invece lì ci rompono le scatole e cominciano a inseguirlo e lui scappa. Da quel momento diventa un altro. Di 4 anni sono un uomo importante, meraviglioso, bravissimo, che diventa uno sfigato ricercato. Non ricercato perché, come direbbe Petrolini, è ricercato perché è bravo, ma è ricercato dalla polizia. Quindi lui scappa, e per capire cosa capita in un uomo dovete vedere il confronto fra questi due dipinti. Nel 1602, quando era il momento del massimo riscontro, dipinge la cena in Emos che sta a Londra. Guardate che roba è. È una cena meravigliosa, c'è un ragazzo che arriva, bello, numero 31, arriva un ragazzo giovanissimo, bello, e che sia un uomo reale, è dimostrato dal fatto che fa ombra, c'ha l'ombra. Ci sono 2 pellegrini, c'è Vulpio e Longoni, che sono lì a tavola, che mangiano i loro fagioli, e a un certo punto vedono questo, dicono, questo qui l'ho già visto, tanto è una gran festa, perché c'è la faraona, il vino, il pane, l'olio, l'acqua, e c'è la natura morta, la solita natura morta che gira, questa volta messa al posto giusto a tavola, con la frutta un po' in bilico, come la faceva lui, tutta la gran festa. A un certo punto uno dei due, Vulpio, dice, cazzo, ma quello lì non è quello che è morto, cosa stai dicendo? E l'altro fa così, c'è questa reazione di euforia e di stupore. E poi c'è uno, l'oste non capisce bene, è uguale a Gianfranco Vissani, no? È uguale a stessa faccia di uno che non capisce quello che capita, dice cosa sta capitando. Per cui però vedete che c'è un clima di gran festa. Ora, uno che ha fatto un quadro così, quando si arriva dopo 4 anni a rifare lo stesso soggetto, più o meno lo fa uguale, no? Uno immagina, no, guardate come lo fa lui,
Dopo 4 anni dipinge la cena in Emmaus a Palliano, dove è rifugiato nel feudo dei Colonna, dopo aver ucciso, viene protetto, 46. Guardate, un dipinto completamente diverso. Il Cristo è invecchiato, ha l'ombra che gli taglia la faccia, c'è un buio di tomba, è l'inizio della fine della festa, non c'è più niente, c'è più niente da mangiare, c'è un po' di pane, un po' d'acqua, una tavola totalmente sbandita, un'aria da penitenza, e ci sono uno che dice, ma io credo, e mette le mani agli spigoli, ha paura di quello che vede. L'altro, che fa così, si vede solo in controluce, e il buio totale, questo clima mortifero che indica la situazione di uno che è in pieno senso di colpa, dice cazzo, andavo a dover uccidere quello stronzo, e così in questa disperazione comincia la fase finale meravigliosa dell'ultimo tempo di Caravaggio. I due che guardano sono marito e moglie, e vedete che questa volta questo è consapevole, se era Papa Wojtyła, e quello che guarda un'aria dice no, questo qui so io chi è. Ora, questo è il momento esatto in cui, immagine numero 41, abbiamo il documento che dice che per Massimo Massimi, che abitava a casa mia, cioè io a casa sua, ho abitato a Palazzo Massimo, c'è un archivio in cui è stato trovato il documento, quello che vedete, che oggi hanno anche perso, ma è un documento importante, in cui lui dice che prepara per Massimo e consegna in agosto del 1605 questo dipinto, immagino un po' dopo l'abbia fatto, però si impegna. Ma Massimo Massimi, che ha chiesto a Caravaggio, sempre dello stesso archivio, chiede anche altri due, perché voleva mettere in gara i pittori, e chiede a un pittore che si chiama Cigoli, numero 42, un Ecce Homo, guardate un po' che roba è. Ora, questo Ecce Homo, numero 42, e c'è questo bellissimo, questo mantello di seta viola, e poi c'è questo vecchio pensionato che è Pilato, tutto gentile, poi c'è una specie di marionetta che è il soldato, cioè proprio un quadro fatto da uno che non gliene frega niente, se non di fare una bella cosa. Ha vinto questo quadro, ma se voi li mettete a confronto, 40 e 42, vedete che in 40 c'è invece esattamente quello che caratterizza questo essere dentro le cose, questa presa diretta, questo essere davanti a uno così tutto piagato, con uno stronzo che sembra un cinghialotto sardo, un porceddu sardo che dice questo qua è il vostro re. E dietro c'è uno con la faccia divisa in due ombra che sembra dire ma farò bene a fare il suo carnefice, quello che gli sta mettendo. Ed è meraviglioso, c'è questa sintesi, questa potenza, questa forza che rende questo dipinto di immediata evidenza. Caravaggio è questo, è la presa diretta sulla realtà. L'altro, il 42, è invece un balletto, è un dipinto. E questo naturalmente comporta, non vi mostro altre foto, la conseguenza che il numero 50, che era stato attribuito dal famoso Longhi nel 54 come Ecce Homo di Caravaggio, sia un bel dipinto, ma in cui tutto è recitato, c'è un Cristo tutto elegante, c'è un caricaturale Pilato, c'è il soldato, è abbastanza bello, ma io purtroppo ho dovuto togliere dal catalogo a Genova, mi guardano con sospetto, ma non poteva essere più, o questo o quello, questa è un'idea di Longhi applicata a un dipinto forse di un pittore fiammingo. E così anche un mio amico che ha un quadro periziato dal bravo Giovanni Papi, numero 58, sembra un pugile gallo, vedete tutto bello muscoloso, e non può essere Caravaggio, cioè manca quella verità della vita, quella irruenza, quel senso della tragedia di un momento che è l'Ecce Homo. E quindi questo è il momento tra 1606 e 1607, andiamo a vedere cosa dipinge nel 7, dipinge numero 47, la flagellazione che sta a Napoli dove lui arriva, quella flagellazione ha il corpo, il busto che assomiglia molto alla nostra, e poi questi personaggi trucidi, crudeli, cattivi. Poi lì dipinge ancora un altro capolavoro che sono le 7 opere di misericordia, che è l'opera di un genio, perché sono 7 episodi, li mette in uno spazio solo e sembra che sia un basso napoletano con la puzza anche un po' della sporcizia che c'è l'intorno, dove tutti aiutano l'un l'altro, uno da mangiare, uno da bere. Numero 34, è un capolavoro perché lui concentra tutto in questa unità di spazio, e siccome i miracoli avvengono, miracoli sono miracolo alla, diciamo, ginostrada, cioè l'uomo aiuta l'uomo e Dio dovrebbe fare qualcosa, infatti appare come in un presepe napoletano la Madonna col bambino, ma dice speriamo che non ci vedano perché non siamo capaci di fare un cazzo, ci tiriamo indietro, e gli unici che si possono aiutare sono gli uomini l'un l'altro. È meravigliosa questa idea di una umanità che è la verità dell'amore, non può essere altro che fra gli uomini, Dio c'entra poco, quindi già questa idea. Dopodiché però si scoccia di stare lì e parte per Malta. A Malta arriva con tutti gli onori
e dicono: ecco che è arrivato un grande pittore, lo nominano cavaliere di Malta, gli danno un sacco di soldi, lui tutto contento se li prende per il culo e diventa cavaliere di onore e dipinge il suo capolavoro numero 36, che piaceva molto a Siberras, che è un'opera impressionante, il più grande dipinto che ha fatto, dove c'è questo rallenti da vero regista. C'è il boia che ha appena tagliato la testa e sta riponendo il coltello, però deve prendere la testa e metterla nel vassoio perché quella troietta di Salomè lo porti alla tavola di Erode. Intanto c'è una che dice: cazzo, hanno ucciso un uomo, e invece c'è il capitano che dice: avanti così. Ma la cosa più bella di questo clima un po' torvo del carcere sono i due, cioè Vulpi e Longoni, che erano in carcere con San Giovanni, è toccato lui, perdiamo un po' lo spettacolo della morte, e si affacciano. Perché quando c'è un incidente stradale noi ci fermiamo non perché siamo buoni, per vedere se c'è il morto. Loro guardano il morto, si mettono, beh, solo un genio come lui. Viene comunque apprezzato, ma a un certo punto manda a fare in culo un cavaliere di Malta superiore a lui. Lo arrestano, sanno, scoprono che ha ucciso e quindi lui è lì in carcere, ancora nella sfiga, però bravissimo, riesce come d'Alcatraz a fuggire. E arriva a Siracusa, e si è lasciato alle spalle questi che lo inseguivano e dipinge la sua opera più tragica, quella che è qua, eccola qui, Il seppellimento numero 5, che è l'opera più terribile che ha fatto, nella quale io vedo, ma adesso devo riassumervi, la pittura informale, vedete che c'è in quel numero 5, c'è questa specie di buco nella terra che sono le anatomie e c'è quella parte superiore che è dipinta come burri, non c'è niente, cioè non c'è nulla. Poi ci sono quei due schifosi che stanno lì a seppellire la poveretta e la parte inferiore è come una tela rovinata che sembra proprio merda. E questo clima morte, malattia, male che domina il mondo e non c'è speranza, non c'è luce, non c'è nulla. E io su questo ho costruito le mie teorie del rapporto con Burri, che nel 1951 fa il suo primo sacco, e ho fatto un montaggio. Il numero che è molto divertente, che mi ha proibito poi il Ministero di pubblicare, numero 8, perché la parte sopra è un ferro di Burri che sta perfettamente lì. E il corpo che vedete non è il corpo della donna, è questo corpo qua che vedete qui, numero 6, è il corpo di Pasolini. Pasolini nella sua, come dire, immedesimazione aveva quasi pensato a una morte che come quella della povera Lucia seppellita. Lui è lì maciullato dalla macchina che l'ha travolto, anche perché non vi ho fatto vedere delle immagini iniziali, ce n'è una impressionante, numero 9, è uno dei dipinti più belli di Caravaggio, Amore vincitore, è un ragazzo di strada, proprio un ragazzino, Finocchio, meraviglioso, impunito, lo vedete, è uguale a Pino Pelosi, quello che l'ha ucciso, stessa faccia. Appena portato in caserma, quando dice: ma quello lì era un Finocchio, mi voleva inculare, l'ho ucciso. Eccolo qua. Vedete come tutto ritorna. E ritorna lì e ritorna anche nell'immagine della morte di quel capolavoro che è appunto Il seppellimento di Santa Lucia. Siamo arrivati alla fine, in questo periodo dobbiamo immaginare il dipinto nuovo e ancora probabilmente quando lui poi da Siracusa, dopo aver fatto quest'opera terribile, disumana, in cui non c'è speranza per nessuno, decide di fare il soggetto più bello del mondo, che si chiama Natività. Natale per noi è un ritorno all'infanzia, ci sono un sacco di stelle e comete, tutto meraviglioso. Guardate come lo vede Caravaggio, numero 38, un momento di sfiga. È nato un bambino nel fango, in una stalla, in una capanna con tutte le assi sconnesse in cui piove dentro, dei mendicanti che arrivano, altro che festa. È proprio un funerale, il bambino nasce col freddo. Nessuno ha mai dipinto una natività come questa. Io ho avuto l'avventura di essere sindaco di Salemi e poi assessore alla cultura in Sicilia e sono riuscito per la prima volta a far incontrare due pittori che non si sono mai visti, perché Rubens, con la gran fama che aveva raggiunto Caravaggio agli inizi del Seicento, come tutti i tedeschi, francesi, Paesi Bassi, era corso per conoscerlo. Ha fatto in tempo a comprare la morte della Vergine per i duchi di Mantova, ma non ha fatto in tempo a conoscerlo. Però nel 1609 Caravaggio dipinge questo capolavoro tragico della Natività e anche lui, Rubens, è convinto di essere caravaggesco, dipinge, stesso anno, stesse dimensioni, stesso soggetto, 1609, una Natività per mandarla a fermo. Allora, io sono riuscito per la prima volta a mettere le due opere una a fianco dell'altra, a Messina e a Salemi, e quindi far vedere il confronto fra due geni assoluti. Uno è un genio assoluto nel senso più vero, l'altro è un genio della bellezza, è un grande pittore barocco
E quando pensa di fare come Caravaggio fa questo numero qua, numero 39, che è un bellissimo dipinto, ma come vedete è un dipinto, pieno di effetti speciali, luci al neon, il bambino che manda luce, la Madonna illuminata, il pastore che sembra un culturista, gli angeli in alto, cioè un casino che non c'entra un cazzo, cioè un dipinto d'effetto. Io sono convinto che quando Rubens per la prima volta ha guardato Caravaggio, ha capito che non era grande come lui, ha abbassato gli occhi. Tornate al numero 38 e vedete la differenza. È un dipinto in cui non c'è nessuna speranza. Cristo è un povero bambino nato lì e poi chissà cosa capiterà. E così siamo arrivati alla fine. La critica oggi oscilla fra 1607 e 1609 per il dipinto in esame, il numero 40. Ma io vorrei chiudere con un'immagine che gli assomiglia molto, che è l'ultimo dipinto che lui, convinto di essere stato perdonato dal Papa, sul galeone in cui parte, arriva a Palo, più o meno dove è morto Pasolini, e lì o muore di malaria, come abbiamo sempre pensato, oppure lo aspettano gli amici di Tommassoni, che gli danno un sacco di botte e lo uccidono. Fatto sta che lui finisce, pare che veda partire il galeone. Su quel galeone c'è un dipinto particolarmente significativo, il numero 57. L'ultima opera di Caravaggio, che ha molta consonanza, come vedete, col numero 40. Torniamo al 40 e poi torniamo al 57. Sono Davide e Golia. Ora, cosa ti fa Caravaggio, tanto era singolare? Decide di rappresentare se stesso non nel bene ma nel male. E il suo volto, il suo ultimo volto, il primo era quello che avete visto del bacchino malato, l'ultimo è questo, con la barba, con sdentato, col sangue che gli cola, un'aria disperata. È l'immagine della disperazione. E quindi lui sceglie di stare dalla parte del male. Caravaggio è l'unico pittore che sta dalla parte del male. Però il bene c'è, ma il bene è di un ragazzo, come vedete qui, giovane, il quale ha fatto qualcosa, è la teoria che io ho sugli americani rispetto ai bombardamenti in Afghanistan, è la teoria di Gino Strada, e cioè che non è che per fare il bene tu devi uccidere. Per il bene degli ebrei, Davide è diventato un assassino. E ne è consapevole, e se vedete la sua faccia non è affatto di uno trionfante, sembra che pianga. Ha il pentimento, il senso di colpa di aver ucciso quello che mostra lì, dice io sono un assassino come lui, sono una merda anch'io. È meravigliosa questa idea del male e del bene che sono la stessa cosa. E di Davide che è come Golia e soffre di averlo ucciso. E allora per chiudere io uso un'immagine ad effetto che è quella del bellissimo, a proposito di Benigni che lo ha copiato, Borges invece lo cito, che immagina Abele e Caino quando si incontrano nell'aldilà. C'è una grande radura, un deserto, loro si riconoscono perché sono molto alti. Caino si avvicina un po' così, preoccupato, verso Abele, avvicina a lui e dice «Scusami, fratello mio, per quello che ti ho fatto». Abele lo guarda e dice «Ma ricordami, sei tu che hai ucciso me o sono io che ho ucciso te?» Grazie Vittorio, non poteva esserci epilogo migliore con questa vera lezione, vera insomma, accompagnamento in questa, nel percorso che Vittorio ha seguito perché per realizzare questo. Furbo di Longoni, uso le opere, invece lui la vita, cioè non ci sono, poteva far vedere un potrete, po' di potrete lavorare insieme, perché se vi completate a vicenda. Io ho usato anche la vita, ho usato anche le opere, perché quando però ho fatto non ci sono le immagini, dico. Sì, però quando ho fatto il film... Esatto. Le ho riprodotte. E questa cosa che hai detto tu è proprio vera, perché lui prefigura, cioè quando fa la natività, lui ti racconta anche il finale. Sì, certo, esattamente. È la prefigura, cioè quando vedi la natura morta abbacata, sì. Lui ti dice già che quella bellezza lì è destinata a svanire, a decomporsi, eccetera. È la prefigurazione che è straordinaria. Sì, beh, questo è inarrivabile. Abbiamo fatto praticamente 2 ore, io l'applauso più grande lo farei a voi che siete rimasti veramente inchiodati. Complimenti, bravi. Per 2 ore, complimenti e grazie. Un applauso a Angelo Longoni, Carlo Vulpio, Vittorio Sgarbi. Finisce qua il premio. Buona serata a tutti.